dire quanto eventualmente, anzi senza l'eventualmente, quanto, se c'è stata o meno una disinformazione, quanto questa possa, possa aver pesato su quelle che poi sono state anche le decisioni di tipo politico in Italia per quanto riguarda questa forma di energia. Certamente il nucleare non si è presentato all'umanità in maniera tranquilla, perché il primo approccio che l'umanità ha avuto è stato quello, è stato un avvio col botto nel vero senso della parola, perché parliamo di una bomba nucleare. Sì, anche se andrebbe detto che la stessa bomba nucleare dal punto di vista tecnologico e ingegneristico è, diciamo, un successo, ok? Nel senso che il progetto Manhattan fu il più grande truss di cervelli mai assemblato, con un obiettivo, e arrivò all'obiettivo. Purtroppo era un obiettivo militare, ma si era in guerra. Poi oggi si dibatte molto se lanciare la bomba effettivamente su Hiroshima e Nagasaki fosse giusto o sbagliato, io non voglio entrare nel merito di quel dibattito. Certamente il nucleare soffre di questo peccato originale, però non è a mio avviso sufficiente a giustificare la narrazione che si è creata intorno al nucleare, perché anche il processo Haber-Bosch è nato per creare armi chimiche, ok? Ed è un processo che oggi noi utilizziamo, come dire, in agricoltura, e nessuno chiede di bandirlo, anche perché se morirebbe di fame metà della popolazione mondiale senza i fertilizzanti adottati ricavati col processo Haber-Bosch. Era la prima guerra mondiale, ci hanno fatto le armi chimiche, ci hanno fatto il fosgene con quel processo. Quindi sì, sicuramente il nucleare ha questo, chiamiamolo peccato originale, se vogliamo, peccato originale che poi si è prolungato nel corso della guerra fredda, no? Con il terrore costante della guerra atomica, che persiste ancora oggi in qualche generazione. Qualche settimana fa, credo, come si chiama quello che scrive le corsivi in prima pagina sulla stampa? Non è Michele Serra? Gramellini? Non più Gramellini, Gramellini adesso è Corriere. Questo giornalista che è da Fazio ha detto che 50 bombe nucleari sarebbero sufficienti a sterminare l'umanità e noi ne abbiamo 13.000 e questo dimostra che siamo stupidi. Peccato che non sia vero. 50 bombe nucleari anche lanciate, anche se prendi quelle più potenti e le lanci sulle città più popolose, non stermini neanche quelle città, figuriamoci l'umanità intera. Quindi c'è un'enorme sopravvalutazione anche della potenza delle bombe nucleari, che sono armi di distruzione di massa, sono estremamente potenti, in grado di fare centinaia di migliaia di morti, forse anche milioni, ma non miliardi. Tra miliardi e milioni ci sono tre ordini di grandezza. E anche questa è una cosa che le persone non hanno chiara, e c'è qualcuno che se ne approfitta di questa paura dalle parti di Mosca. Certamente quelli che sono stati gli utilizzi militari hanno poco poi a che vedere con quelli che invece sono stati gli utilizzi energetici. Però purtroppo non siamo stati fortunati, perché comunque poi nel 1986 abbiamo a che fare con un altro disastro che ha fatto poi storia, epoca, che ovviamente è quello di Chernobyl. Ma anche su Chernobyl, Luca, cos'è che è andato storto? Beh, a Chernobyl è andato storto un po' tutto quello che poteva andare storto, ma vanno dette due cose. La prima è che ogni tecnologia nel corso della sua evoluzione subisce dei mutamenti, subisce delle evoluzioni in virtù di errori e miglioramenti. Cioè, Chernobyl era una centrale che si sapeva avere dei problemi, non la centrale, la tipologia di reattore proprio si sapeva avere dei problemi. Hanno deciso di farli comunque perché era l'Unione Sovietica, e la priorità dell'Unione Sovietica non era costruire dei reattori sicuri, era costruire dei reattori molto economici che producessero plutonio per armi. E gli ingegneri sovietici, che erano molto bravi, tuttora gli ingegneri russi sono molto bravi, va detto, hanno costruito esattamente quel reattore lì. Poi la decisione di costruirli effettivamente, di operarli, non dipendeva da loro. E sono andate storte una serie di cose, ma il punto è che innanzitutto già all'epoca in Occidente quei reattori non si facevano, perché si sapeva che avevano dei problemi, che non erano sicuri, perché un reattore senza edificio di contenimento in Occidente sarebbe stato impossibile. Ma soprattutto da allora abbiamo fatto evolvere la tecnologia di vari ordini di grandezza, per cui oggi già rispetto ai reattori occidentali dell'epoca, che comunque erano più sicuri degli RBMK sovietici, oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie che sono molto migliori. E
Ed è così che si evolvono tutte le tecnologie. Quando, durante la prima guerra mondiale, gli aerei militari, tra l'altro anche l'aeroplano, che è stato inventato dai fratelli Wright, la prima applicazione che ha avuto è stata in ambito militare, durante la prima guerra mondiale. Okay? Gli aerei della prima guerra mondiale non erano macchine estremamente sicure, erano il biplano, il triplano Fokker, non erano esattamente... cioè sono delle macchine che oggi a guardarle ci farebbero paura l'idea di salirci sopra. Però le usavano, se andiamo a vedere qual era il tasso di incidenti, avevano una mortalità altissima. E lo stesso le macchine, le automobili durante i primi decenni del Novecento avevano una mortalità altissima. Non è che dici no, sono troppo sicure, smettiamo di costruirle. Abbiamo imparato dai nostri errori, abbiamo creato degli automobili che oggi sono molto più sicure. Se proprio non fai un frontale a 180, è molto probabile che tu sopravviva a un incidente. E gli aerei sono il mezzo più sicuro al mondo oggi. Oggi prendere l'aereo è 5 volte più sicuro che andare a piedi. Perché? Perché non ci siamo fermati dopo gli incidenti degli aerei della prima guerra mondiale e neanche quelli della seconda, che erano già migliori, ma ancora molto meno sicuri di quelli di oggi. E quindi non si capisce questa disparità di trattamento per cui invece le tecnologie nucleari non bisogna fermarsi, siamo andati troppo avanti, abbiamo usato troppo. Ma perché? Senti Luca, ma... sì, c'è stata una certa evoluzione nei reattori, ma in particolare Chernobyl diventò famosa perché vi fu una concatenazione di eventi che sono da attribuire al di là di alcuni difetti, poi perché mi pare che anche lo stesso reattore avesse dei difetti insiti che erano stati nascosti, non esisteva neanche l'ente per la supervisione e il controllo internazionale, oggi non sarebbe neanche più possibile fare... Oddio, esisteva ma non aveva ancora quella competenza. Cioè, okay. Esisteva già la IAEA, l'International Atomic Energy Agency, il cui mandato all'epoca e tutt'oggi il primo mandato è quello di evitare la proliferazione militare, nucleare militare, e in seguito a Chernobyl assunse anche il mandato di ente di, diciamo, ente che setta gli standard di sicurezza per tutti coloro che vogliono costruire reattori nel mondo, se puntano a farlo con la cooperazione della IAEA. Ovviamente, come tutte le agenzie ONU, se domani una superpotenza come la Cina decide di fare senza, non c'è modo per impedirglielo, ma per qualsiasi paese emergente invece è inconcepibile fare le cose in completo isolamento internazionale. Per cui questo ha fatto sì che ci sia stata negli anni una standardizzazione dei sistemi e delle procedure di sicurezza che ha portato i reattori nucleari a essere di fatto non la forma di produzione di energia, ma proprio la tecnologia umana con il tasso di sicurezza più sicuro, più alto che sia concepibile, e anche troppo alto, paradossalmente. Cosa intendi? Intendo che siamo arrivati ad un livello dove un incidente nucleare è talmente raro, è talmente impossibile, che qualunque cosa succeda, anche non un incidente ma un guasto, un inconveniente tecnico, finisce in prima pagina sui giornali. Cioè, o ci sono stati casi reali di recente. Qualche anno fa, un giornale canadese riporta la notizia di un terremoto vicino a una centrale nucleare di magnitudo 2. Un terremoto di magnitudo 2 non è percepibile dall'essere umano, siamo a livello di terremoto, di cose puramente strumentali, cioè lo vedono i sismografi. Siccome c'è vicino una centrale nucleare, tu lo scrivi sul giornale, è una cosa da malati di mente. Fukushima c'è stato un terremoto di magnitudo 9, le centrali nucleari non sono fatte niente. Tu riporti sul giornale, vuol dire che veramente, cioè, pur di dire che succede qualcosa, siamo arrivati a questo livello qua. Non è evidentemente normale questa. Senti, due parole sull'esplosione di quel reattore che poi causò la frattura del tetto, eccetera. Oggi, se non vado errato, questo tipo di evento non sarebbe neanche più possibile, perché fisicamente possibile per più di un discorso, in realtà. Non voglio entrare troppo nel tecnico, nel senso... Bello, dai, giusto per spiegare... Allora, prima di tutto... Il reattore RBMK aveva quello che si chiama un coefficiente di vuoto positivo, cioè in determinate condizioni si può creare un meccanismo di feedback loop per cui più sale la potenza,
più evapora l'acqua, l'evaporazione dell'acqua fa salire di più la potenza, che sale fa salire la temperatura e quindi evapora più acqua e si crea, diciamo, un feedback loop incontrollato. Questo non succede nei reattori oggi. I reattori oggi, se aumenta la potenza e si creano delle bolle di vapore all'interno dell'acqua, questo fa diminuire la potenza e quindi il sistema si autostabilizza. Questo si chiama coefficiente di vuoto negativo. Inoltre, il reattore di Chernobyl era moderato a grafite. Il moderatore è un qualcosa che serve a favorire le fissioni, quindi non è, nonostante il nome, non serve a moderare il reattore, serve a moderare i neutroni e quindi a favorire la potenza del reattore. Il moderatore era la grafite infiammabile. Quindi cosa è successo? A seguito di una serie di errori degli operatori che hanno portato il reattore ad avere una potenza troppo bassa per eseguire il test che volevano eseguire, hanno tolto tutte le barre di controllo, che invece sono i freni del reattore, per poter eseguire questo esperimento, e si sono messi in questa situazione dove l'aumento di potenza ha portato a un feedback loop. Quando se ne sono accorti, hanno provato a spegnere il reattore, ma le barre di controllo avevano le punte in materiale moderatore, e quindi invece di spegnere il reattore lo hanno accelerato, tra virgolette, per pochi secondi, ma sufficienti perché il reattore era già in uno stato di aumento di potenza incontrollato. L'aumento di potenza in una situazione dove ovviamente c'è dell'acqua che diventa vapore crea un aumento di pressione, l'aumento di pressione ha scoperchiato il reattore. Non è come vedete nella serie TV, non è sparato via, non è stato sparato via il coperchio, si è solo sollevato. Ma il problema è che questo è stato più che sufficiente a far entrare dell'aria, e l'aria contiene ossigeno che si combina con la grafite surriscaldata che ha preso fuoco, e allora poi lì l'incendio ha veramente scoperchiato il reattore. Ci sono state due esplosioni, tra virgolette, a pochi secondi di distanza. La prima è quella che ha staccato il coperchio del reattore e fatto entrare l'aria. La seconda è quella della grafite che ha preso fuoco in maniera esplosiva. E ovviamente l'incendio ha portato poi con sé tutte le varie particelle radioattive che si producono durante la fissione, le ha portate in atmosfera, creando la famosa nube radioattiva che tutti conosciamo. Ecco, nessuna di queste cose è possibile in un reattore di oggi. Non c'è la grafite, non c'è il coefficiente di vuoto positivo, le barre di controllo non hanno gli estensori in materiale moderatore, ma soprattutto oggi i reattori, anzi già all'epoca i reattori occidentali, sono circondati da edifici in contenimento in cemento armato molto spessi, che fanno sì che se anche scoppiasse un incendio dentro non esce niente fuori. Quello di Chernobyl non ce l'aveva, gli RBMK in generale non avevano l'edificio di contenimento, e questa era una scelta di risparmio perché quei reattori erano molto alti, quindi un edificio di contenimento sarebbe stato molto costoso e complesso da costruire. E perché erano molto alti? Perché la gru che opera sul reattore doveva costantemente intervenire per cambiare il combustibile ogni 2 settimane, perché questi cicli molto rapidi servivano per produrre plutonio weapon grade. I reattori di oggi non sono neanche in grado, neanche volendo, di produrre plutonio weapon grade, e quindi di nuovo questa cosa non c'è. Cioè è proprio un incidente come Chernobyl, non è ripetibile proprio da un punto di vista fisico. Infatti non ti ci parebbe che poi questo ci porta a fare delle considerazioni su quelle che sono le nuove tecnologie, che magari saranno un po' un attimo oggetto di discussione quando parleremo dell'oggi, se vogliamo. Qual è il grado di disinformazione che si creò intorno a Chernobyl? Perché uno dei problemi legati a Chernobyl era il fatto che la Russia era in pieno regime sovietico, di conseguenza credo che molte delle informazioni comunque reali non siano uscite, se sono uscite nel tempo. Questo cosa ha comportato poi nella percezione del rischio e della percezione della catastrofe, o comunque del danno? Qual è stata la portata reale e quella percepita? Allora, tutt'oggi la portata percepita dell'incidente è molto superiore a quella reale, ma qua bisogna stare attenti perché si viene sempre accusati di minimizzare, quindi è opportuno dire le cose con chiarezza. Sicuramente all'epoca il fatto che l'Unione Sovietica inizialmente tentò di nascondere l'incidente, quando rilevarono un aumento di concentrazione di iodio radioattivo nella centrale di Forsmark in Svezia, dovettero quasi 72 ore dopo, dovettero riconoscere l'incidente, ma per tipo 72 ore tentarono di negare qualsiasi cosa. E la stessa Unione Sovietica ovviamente aveva interesse a minimizzare le conseguenze dell'incidente, e tutt'oggi la Russia riconosce 31 vittime.
31 vittime sono solo quelle dirette dell'incendio, cioè sono le persone che, a parte le due che sono morte proprio nel crollo, dovute ai crolli, all'incendio così, le altre sono morte nelle settimane immediatamente successive perché avevano assorbito quantitativi di radiazioni abnormi e il loro corpo proprio si è fritto subito. Quello che si è visto anche nella serie poi Chernobyl, che magari molti avranno visto. Allora, sicuro... il problema è stato incentrato soprattutto sui vigili del fuoco. Che esatto, i vigili del fuoco sono stati e gli operatori della centrale. Con una grossa differenza rispetto alla serie TV, nella serie TV sembra che la radioattività sia contagiosa. Sembra che se tu tocchi una persona che è stata contaminata dalle radiazioni, ti contamini a sua volta. Questo non è vero, nel senso per cui non è questa cosa è scorretta. Dopodiché l'ONU riconosce di vittime dirette, ne riconosce 54 perché ritiene, cioè, altre 23 vittime che non sono morte nelle settimane successive ma nei mesi o negli anni successivi, però a causa di un fisico estremamente debilitato dalla radioattività assorbita in quella circostanza vengono riconosciute come vittime dirette. Le vittime indirette, ovviamente il calcolo è più difficile da fare perché sappiamo che la radioattività ha una certa probabilità di causare tumori. Questi si manifestano però a distanza di anni e non sono distinguibili da un tumore normale, quindi l'unico modo per capirli, capire quanti sono, è fare un'indagine epidemiologica e cercare di fare una statistica di quanti ce ne sarebbero stati senza e quanti invece ce ne sono stati con. Nel 2003 il Chernobyl Forum diceva fino a 4.000 casi di tumore in eccesso, cosa che è stata poi confermata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, se non fosse che poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha copiato male il numero nel comunicato stampa. Cioè, se voi leggete lo studio dice 4.000 casi di tumore, se voi leggete il comunicato stampa dice 4.000 morti di tumore. E questo già ha portato a delle... errate interpretazioni. Esatto, delle errate interpretazioni. Oggi 4.000 viene ovviamente considerato un limite superiore, cioè se tutti quelli che si prendono il tumore muoiono avremo 4.000 morti. Per fortuna molti di questi tumori sono curabili perché la tipologia di radiazioni in questione colpisce soprattutto la tiroide, il tumore alla tiroide si può curare, per cui in realtà la mortalità è probabilmente nell'ordine delle centinaia. Queste stime mi sono state confermate personalmente dalla dottoressa Jerry Thomas, ex presidente della Chernobyl Tissue Bank, chair di patologia molecolare all'Imperial College di Londra, probabilmente una delle persone più esperte al mondo sul tema dei danni biologici da radiazioni, ha studiato proprio l'incidente di Chernobyl per 20 anni, per cui lei sostiene questo numero e anche altri esperti. Senti, mi hai richiesto della disinformazione. Sì, è stato esatto. Allora, qual è il punto? La disinformazione negli anni, alla fine degli anni 80, primi anni 2000 c'è stata, ma era in qualche modo comprensibile, nel senso che all'epoca avevamo molti meno dati di oggi, non era mai successo un incidente del genere. Io credo che anche che dopo 30 anni di guerra, 40 anni anzi di guerra fredda, in cui il terrore nucleare, la paura del terrore nucleare, i film come The Day After, Sindrome Cinese, erano nell'immaginario collettivo, quando è arrivato Chernobyl per molti è successo quello di cui abbiamo avuto paura per 40 anni, si è finalmente realizzato, e quindi c'è stato un panico forte non solo tra le persone ma anche tra i governi, che hanno preso una serie di misure estreme non necessarie. Tutti qua in Italia si ricordano non potevamo mangiare la verdura, non potevamo bere il latte. Non è vero, in realtà, cioè è vero che il governo lo ha vietato, ma non è vero che era pericoloso, ok? Quando la nube di Chernobyl è arrivata qua, se si era già dispersa sopra un territorio molto ampio ed erano già passate 2-3 settimane, lo iodio si dimezza in 8 giorni, quindi ce n'era già un quarto su una superficie centinaia di migliaia di chilometri quadrati, per cui la concentrazione era già a un livello non più pericoloso per la salute umana. È chiaro che io la psicologia non posso disfarti il trauma che ti ha fatto non poter bere latte, non poter mangiare i broccoli per una settimana, questo non posso farlo. Posso dire che quelle misure furono eccessive, ma che quel panico lì in qualche modo era comprensibile.
anche perché appunto poi i dati veri li abbiamo iniziato ad avere verso la fine degli anni 90, primi anni 2000, che sì. Ok, sì, ci sono state delle vittime, ci sono stati dei casi di tumori, non in Italia, ok? L'aumento della concentrazione di tumori si è verificato in Bielorussia, in Russia, in Ucraina e basta, essenzialmente, questo è tutto scritto nero su bianco sul report delle Nazioni Unite, sappiatelo, e quindi, come dire, c'è stata l'interrogazione, in qualche modo era comprensibile almeno fino ai primi anni 2000. Quando sento che oggi, ancora oggi, ci sono i medici che dicono ai pazienti ma sa, se le è venuto qualcosa alla tiroide perché è stato Chernobyl, ecco, una scemenza, sappiatelo, non è stato Chernobyl, vi sarebbe venuto comunque, tumori alla tiroide li avevano inventati già prima. Quindi è una scemenza, però sento che ancora oggi ci sono medici che raccontano sta cosa, non solo medici. Ecco, quella è disinformazione. Noi abbiamo questi due eventi strettamente legati sotto un certo punto di vista. Ce ne sarebbe un terzo, perché ci sarebbe anche l'incidente di Three Mile Island, dal quale poi è stato tratto il film Sindrome Cinese, anche su quello... Veramente no, il film è uscito due settimane... L'incidente è stato due settimane dopo che il film è uscito al cinema. E il motivo per cui quell'incidente è stato così forte in America e che due settimane prima esce un film sulla possibilità di un incidente nucleare con fusione del nocciolo e due settimane dopo l'uscita del film notate che nel film non succede, cioè alla fine riescono a prevenire l'incidente. Ovviamente ci sono sempre i giornalisti buoni e i magnati cattivi, il signor Burns, corrotti che non se ne fregano della salute umana, perché è uno stereotipo che va molto. E quindi esce il film, due settimane dopo si fonde veramente il nocciolo. E la cosa incredibile è che quando è uscito il film, gli scienziati avevano... Cioè, pare che quel genere deve aver detto questa cosa non potrebbe mai succedere, e poi è successa. Ma la realtà è che effettivamente quello che dicono nel film non potrebbe mai succedere, perché quello che dicono nel film è che se si fonde il nocciolo di un reattore, penetra nel core, cioè fonde la terra sotto e arriva fino al centro della terra, all the way to China, da cui il nome sindrome cinese, cioè attraversa tutta la terra fino in Cina. Ora, a parte che il film è ambientato in California e dall'altra parte della California non c'è la Cina, c'è Madagascar, ma a parte questo dettaglio, effettivamente questa cosa non può succedere. Quindi gli scienziati avevano detto questa cosa non può succedere, non si riferivano alla fusione del nocciolo, ma si riferivano alla sindrome cinese. Sindrome cinese che poi è stata ripresa nel disastro successivo, che è quello di Fukushima, ma dopo lo vediamo. La cosa importante da rilevare è che l'incidente di Chernobyl succede il 26 aprile dell'86, giusto? E il referendum sul nucleare in Italia, in che data arriva? 8 novembre del 1987. Sì, stavo dicendo dicembre, non novembre, comunque fine del 2000, fine dell'87. Un anno e mezzo dopo. Difficile non pensare che comunque una parte di popolazione non fosse già influenzata da quello che era successo a Chernobyl. No, non è difficile, è proprio impossibile, nel senso che la campagna referendaria fu condotta in quel modo. C'è una foto bellissima di quella campagna referendaria, che è Emma Bonino che tiene in mano un carciofo con il cartello carciofo allo iodio radioattivo. Ora, a parte che nell'87, come ho detto, lo iodio si dimezza in 8 giorni, ok? Quindi in 3 mesi sono 10 di mezzo, 80 giorni sono 10 dimezzamenti, un fattore si è ridotto di un fattore 1000, in 6 mesi si è ridotto di un fattore 1 milione, in 9 mesi si è ridotto di un fattore 1 miliardo, non ce n'è più. Un anno e mezzo dopo quello iodio non esiste. Se anche quel carciofo fosse stato allo iodio, ok, a quel punto lo iodio non c'era più, potevate mangiarlo tranquilli. La cosa divertente è che nella stessa foto Emma Bonino nell'altra mano ha una sigaretta, che, come dire, in termini di causa di tumore, diciamo che siamo a forse 4.000 una volta versus 7 milioni all'anno, ok, morti per fumo, 7 milioni all'anno. E è stato molto, secondo me è molto emblematica quella foto di come fu condotta quella campagna referendaria. Sì, non l'avrei anche tirata fuori. Comunque sì, ripeto, questi sono i primi due fatti, il terzo con Three Mile Island, se vogliamo. Poi la storia ci porta a un altro evento, che è quello di Fukushima. E credo che su Fukushima, anche per il fatto che comunque la centrale era in Occidente per una serie di ragioni, se ne siamo... Giappone, Occidente, sì, cioè, no, un paese occidentalizzato. Esatto, occidentalizzato, comunque moderno.
non in regina, ecco, quantomeno. E malgrado questo, se ne sono dette di cotte e di crude su Fukushima, si sono dette delle imprecisioni e delle cose che sono... Allora, imprecisioni credo che sia un termine estremamente generoso, su Fukushima si sono dette balle. Balle, non c'è un altro modo per balle atomiche per definire quello che è stato. Fukushima è stato, secondo me, uno dei casi più eclatanti della storia di giornalismo pessimo. Oggi si studia, io stesso ho portato il caso Fukushima come esempio in diverse conferenze internazionali sulla radioprotezione per parlare dell'aspetto comunicativo, perché non si può permettere, ok, che in caso di evento nucleare di qualsiasi tipo, non per forza legato alla produzione di energia, ma un qualsiasi incidente radiologico dovuto a un ospedale, qualcosa del genere, sia più narrato in questo modo, perché a Fukushima i morti non li hanno fatti le radiazioni, li hanno fatti i giornalisti. Andiamo un po' per... Ah, sì, giusta considerazione. In particolare si parlò di fallout nel Nord Pacifico con una deriva pazzesca dal punto di vista della radioattività fino alle coste della Columbia Britannica, si utilizzò questa mappa qui. Questa iniziò a girare nei giorni immediatamente successivi all'incidente, questa è un esempio, no? Questa mappa iniziò a girare nei giorni immediatamente successivi all'incidente. Scuso se non è molto... Ed era una bufala che venne creata su Reddit e la cosa venne già segnalata nei giorni successivi all'incidente. Guardate che questa cosa non è vera. Nonostante questo, ancora molti anni dopo, l'ultima di cui ho nozione certa è il 2019, molti ambientalisti hanno ancora usato questa mappa per rappresentare quello che sarebbe essere stato il fallout di Fukushima. Ora, non so se leggete le unità di misura... vengono riportati la zona nera sono 3000 raz, la zona rossa sono 1500, la zona gialla sono 750. 750 raz sono più o meno 2500 millisievert, 2,5 sievert, e quindi sono, diciamo, una persona su tre che prende una dose del genere e muore. Quindi secondo questa mappa, come vedete, tutti gli Stati Uniti occidentali e il Canada dovrebbero essere morti decine di milioni di persone. Ok? Quindi è palese che questa mappa sia un fake. Ancora nel 2019 è stata utilizzata. E poi abbiamo il caso dei pesci mutanti anche. I pesci mutanti che sono apparsi in varie pubblicazioni, si è parlato di deformazioni. Anche questa viene riportata tuttora, non sempre corredata da queste immagini, ma ancora oggi viene detto che il pesce vicino a Fukushima è radioattivo. L'ultima volta la settimana scorsa, guardate bene, cioè l'ultima volta la settimana scorsa un TikToker ha fatto il video facendo vedere che nei supermercati si vende il tonno che proviene dalla zona di pesca FAO 60, 68, non mi ricordo, che è quella vicino a Fukushima, i pesci vicino a Fukushima sono radioattivi. È falso. Già nel 2013 la radioattività nel pesce veniva rilevata solo in tracce minime e solo nei pesci di profondità, perché alcuni radionuclidi sono pesanti, quindi tendono ad andare verso il fondo del mare, quindi non sono pesci che si mangiano, e comunque erano tracce a malapena sopra il fondo naturale ed era il 2013, siamo nel 2024. Queste immagini rappresentano dei presunti pesci mutanti, in realtà rappresentano in alcuni casi dei pesci normalissimi, tipo la stella marina in alto, una stella marina brutta, poverina, ma lo stesso vale per il pesce lupo in basso, un esemplare un po' grosso ma non è anomalo, mentre invece gli altri sono dei pesci malati di tumore. Peccato che non siano stati fotografati a Fukushima, alcuni di questi non sono stati neanche fotografati nel Pacifico, alcuni sono stati fotografati nell'Atlantico, nel Golfo del Messico, vicino a dove c'è stato il disastro della Deepwater Horizon, mentre invece lo squalo è stato fotografato al largo dell'Australia a 6.000 km da Fukushima, quindi hanno preso delle foto di pesci con dei tumori, anche i pesci possono avere tumori,
e le hanno spacciate per conseguenze di Fukushima. Peccato che non c'entrino niente. Immagini erano addirittura precedenti al disastro di Fukushima. Poi è emerso che alcune pubblicazioni facevano, appunto, c'erano delle pubblicazioni di pesci con deformazioni dovute a tumori che però erano state scattate ben prima del disastro di Fukushima. Disastro che però non causò una vera e propria fuoriuscita di radiazioni o anche... Cosa successe a Fukushima a differenza di Chernobyl? Allora, a Fukushima successe che a seguito del terremoto il reattore venne spento, e questa è normale procedura, vennero attivati, anche un reattore anche se spento va raffreddato per un certo periodo di tempo perché si continua a generare calore dai decadimenti radioattivi, quindi bisogna mantenere il raffreddamento attivo e lo si fa. Ci sono vari modi per farlo, ecco. Il primo è quello che il reattore alimenta il suo stesso sistema di raffreddamento, ma il reattore era appena stato spento. Il secondo è semplicemente prendo elettricità dalla rete. Peccato che ci fosse un blackout perché c'era appena stato un terremoto di magnitudo 9 con 20.000 vittime. Il terzo è, sono dei generatori diesel di emergenza. Questo sistema qua venne messo fuori uso dallo tsunami. Lo tsunami allagò la centrale e mise fuori uso i generatori diesel. Il quarto sono delle batterie. Le batterie però hanno una durata limitata, in quel caso di 6 ore, e non si riuscì a ripristinarle in tempo perché c'era appena stato un terremoto di magnitudo 9, i collegamenti stradali e ferroviari erano saltati e la gente era un po' impegnata a tirar fuori i parenti da sotto le macerie. Ci mise un attimo a realizzare che c'era qualcosa che non andava alla centrale. Quindi questo è, diciamo, quello che successe. La mancanza di raffreddamento causò una fusione del nocciolo, il nocciolo si surriscalda e fonde, e ovviamente il nocciolo fuso ad alta temperatura può creare dei problemi, però in quel caso gli edifici di contenimento c'erano, quindi nella fase iniziale non ci fu un rilascio di radioattività. Quello che successe fu che poi dovettero pompare acqua per raffreddare questi noccioli fusi e non potevano farlo perché la pressione era troppo alta, perché dentro il reattore c'è l'acqua, il nocciolo surriscaldato la trasforma in vapore, la pressione del vapore è troppo alta, non puoi pompare dentro, quindi operavano un rilascio controllato di vapore radioattivo, ripeto, rilascio controllato, per poter pompare acqua dentro. Nel frattempo, nel reattore 4, che invece era spento al momento dell'incidente, quindi non ebbe danni, però la piscina del combustibile esausto, dove avevano appena messo il combustibile appena fuoriuscito dal reattore, ancora incandescente, lì ci fu un'esplosione che fece saltare il tetto. La piscina non era nell'edificio di contenimento, era fuori, e quindi del vapore dell'acqua, diciamo, radioattiva, l'acqua, queste barre qua sono calde, viene meno il raffreddamento, quest'acqua evapora e evaporando si porta dietro un po' di radionuclidi e fuoriuscita. Però intanto parliamo di un reattore spento, di combustibile esausto, sì, ma non più, cioè non ci sono reazioni di fissione in corso come a Chernobyl, e poi il rilascio è stato molto limitato perché c'erano già uomini sul posto, quindi è stato tutto sistemato in 3 ore, per solo 3 ore di fuoriuscita. Per cui il rilascio di radionuclidi è stato molto minore che a Chernobyl e insufficiente a provocare qualsiasi danno alla salute umana. Dopo vi faccio vedere dei documenti su questo, giusto perché non mi prendiate sulla parola, vi faccio leggere esattamente quello che scrivono le commissioni internazionali. Velocemente ci fu anche la cosiddetta morte, se riesco a... Yasushiro Sonoda, anche questo è finito sui giornali, perché cosa fece? Allora, in realtà qua le notizie false sono due. La prima riguarda Yasushiro Sonoda, che è un parlamentare giapponese, tuttora parlamentare giapponese, intuirete che è ancora vivo, che beve dell'acqua, diciamo, dell'acqua di raffreddamento del reattore di Fukushima dopo i sistemi di filtraggio, quelli tuttora, che vengono utilizzati tuttora, per dimostrare che funzionavano, che quell'acqua era pulita di fatto. Per cui la beve in diretta TV, successivamente in Italia venne riportato che era morto, è una notizia falsa, mentre invece c'è poi l'altra notizia... In realtà adesso non è più in Parlamento,
perché se non ricordo male dovrebbe ricoprire qualche carica dirigenziale presso una compagnia aerea. Comunque non hanno assunto uno zombie. Al tempo, quando lo davano per morto, fino al 2022 sono sicuro che fosse in Parlamento. Questa cosa è stata poi mescolata con un'altra notizia, quella di Otsuka Norikatsu, che è un conduttore televisivo giapponese, che secondo gli italiani mangiò delle verdure contaminate di Fukushima e gli venne poi diagnosticata una leucemia 2 anni dopo. Peccato che la notizia sia falsa. Otsuka Norikatsu non mangiò mai delle verdure contaminate. Quello che successe è che Otsuka Norikatsu, che faceva il conduttore televisivo, disse in TV: aiutiamo un po' il Nord mangiando i suoi prodotti, e mangiò delle verdure che non provenivano dalla prefettura di Fukushima, provenivano dal nord del Giappone che era stato distrutto dal terremoto. Ma siccome i giornalisti italiani e tedeschi hanno la fissa del nucleare e per loro in Giappone non è successo nient'altro, cioè c'è stata solo la centrale di Fukushima, quindi non hanno neanche pensato che potesse riferirsi a qualcun altro, ne hanno dedotto che avesse mangiato delle verdure contaminate e che si fosse preso la leucemia per quello. Invece ha mangiato le verdure normalissime e la leucemia se l'è presa perché purtroppo, come ho già detto, prima del nucleare esistevano già i tumori. Quando dico che per i giornalisti non esiste nient'altro che la centrale di Fukushima, sempre la dottoressa Jerry Thomas mi raccontò di questo episodio, che lei venne intervistata in TV dopo gli eventi di Fukushima, e ci fu prima, cioè, all'interno dello stesso programma, sai che mandano in onda i servizi, no? Come la Gruber che manda sempre il punto di Paolo Pagliari. Mandarono un servizio agghiacciante dove questi raccontavano dell'orrore del terremoto e dello tsunami. C'era una madre che raccontava che aveva mandato a dormire suo figlio e quando poi ha provato ad andarlo a cercare, quando si è svegliata per il terremoto, ha provato ad andare a prendere suo figlio, ha aperto la porta e non c'era più la stanza. Ok? Non c'era più la stanza dove aveva messo a dormire suo figlio. Era crollato tutto. Ecco, di fronte a una madre così, finisce il segmento giornalistico e il conduttore fa: e adesso parliamo della vera tragedia. Scusa? Che cazzo stai dicendo? Questa è la vera tragedia. Cioè, forse non avete capito. Se arriva un terremoto, uno tsunami del genere in Italia, il terremoto dell'Aquila, il terremoto di Ischia, il terremoto in Emilia, cioè al confronto sono una passeggiata, una barzelletta, sono niente. Se arriva un terremoto di magnitudo 9 in Italia, contiamo 1 milione di morti, non sto scherzando, perché noi non abbiamo le strutture antisismiche che hanno i giapponesi. Quindi se in Giappone ne ha fatte 20.000, in Italia con gli edifici vecchi, non a norma, abusivi qualche volta, veramente diventa un castigo divino. A quel punto veramente le centrali nucleari sono l'ultima cosa di cui dovremmo preoccuparci. Però sembra che i giornalisti italiani questo se lo dimenticano, cioè ogni anno l'11 marzo, il 10 e l'11 marzo, gli italiani ricordano l'incidente di Fukushima su tutti i giornali, nessuno si ricorda che in Giappone quel giorno è lutto nazionale perché sono morte 20.000 persone per uno tsunami che ha cancellato interi paesi dalla cartina geografica. Perché identificano quei morti con la centrale nucleare? Sì, spesso e volentieri sì. Dopo faccio vedere degli screenshot. Ci sono dei giornali che attribuiscono i 20.000 morti alla centrale nucleare. Ci sono dei giornali che invece scrivono che l'insieme di terremoto, tsunami e centrale nucleare ha causato 20.000 morti, che è una frase che non puoi dire che è falsa, non è che puoi denunciarlo all'ordine dei giornalisti per aver scritto il falso. È tecnicamente vera, ma siamo d'accordo che è falsa, come se dicessi che io, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg abbiamo 200 miliardi in tre. Non ho mentito. Per ogni conto in banca non arriva a 20.000 euro. Io qui ho riportato di nuovo la foto che fu fatta, no, per vedere il discorso della... Abbiamo già però detto un po' a grandi linee che la sindrome cinese con la perforazione, diciamo, del pianeta è una cosa impossibile. Perché è impossibile? Beh, è impossibile semplicemente perché il nocciolo fuso continua a sviluppare calore, ma sempre meno, e questo calore può fondere il terreno, ma quando fondi il terreno stai trasferendo calore al terreno che si fonde, quindi ti stai raffreddando, per cui a un certo punto sì, effettivamente penetra nel terreno e poi si ferma dopo un po'. E infatti i noccioli di Fukushima sono, questa foto lo mostra, sono penetrati nel terreno per
1 barra da 1 a 3 metri, nel senso che sono tre noccioli che si sono fusi, quello che è andato più giù è quello del reattore 2, è andato giù 3 metri e poi si è fermato. Oh, poi ce n'è una che a me fa impazzire perché è una delle mie preferite, questa qua. Quando si misurò la radioattività in centimetri. Sì, questa è un'altra mappa che è circolata. L'avete vista anche voi? Questa secondo me molto parecchio. Questa è girata molto anche in Italia. Viene spacciata per la mappa della radioattività nelle acque del Pacifico. Poi uno, nel disegno, questo è l'originale, a parte le mozze, le bufale le ho aggiunte io, ma questo è l'originale, si vede l'unità di misura lì a destra e sono centimetri. E che uno dice, ma per la radioattività non mi risulta se misuri in centimetri, infatti non è la radioattività, è l'altezza delle onde dello tsunami. Però questa mappa, adeguatamente privata delle unità di misura, è girata sui social network italiani, milioni di condivisioni. Si è avuto milioni di condivisioni. Questa in Italia è girata tantissimo. Credo, non sono sicuro se l'abbiano mostrata anche in TV, ma non lo escluderei. In TV, parlando di Fukushima, hanno fatto i fotomontaggi con il fungo atomico sopra la centrale, faccio i nomi e cognomi, Gianluigi Paragone, all'epoca era sul crimine. In Inghilterra fecero un cartone animato per spiegare ai bambini cosa era successo e sul finale del cartone animato c'era Godzilla. E è stato trattato in questo modo l'incidente di Fukushima, cioè con questo livello di disinformazione. Sì, questa qui è una mappa del NOAA, effettivamente anch'io l'ho vista tagliata spesso, soprattutto nella parte inferiore, rimaneva soltanto questa parte colorata che poi si confondeva con la prima che abbiamo visto, che era quella della rivista. Sì, anche entrambe quella... false. Esatto, entrambe totalmente false. I signori del male, vi vogliamo dire? Questo no, questo invece in realtà è importante perché molto spesso si dice che non ci si può fidare del nucleare perché, come dire, lo metti in mano a persone corrotte, guarda quelli di Fukushima che sono stati condannati, ma non è vero. Tutti i dirigenti della TEPCO furono assolti dall'accusa di negligenza criminale, dall'accusa penale. Furono condannati, sì, a pagare i risarcimenti. Perché? Perché la normativa internazionale prevede che chi opera, chi gestisce una centrale nucleare, sia responsabile di eventuali danni anche in assenza di responsabilità oggettiva. Cioè, se tu operi una centrale nucleare, quella centrale nucleare causa dei danni, anche se tu non hai sbagliato niente, sei comunque tenuto a risarcire. Quindi la TEPCO è stata condannata in diverse cause a pagare centinaia di milioni, anche miliardi, di risarcimenti, ma in sede penale furono assolti perché venne determinato dal giudice che, uno, un evento di quella portata non era prevedibile. Solo in Italia noi condanniamo la gente per non aver previsto i terremoti. Due, che se il governo pensava che ci potessero essere degli eventi di quella portata e se il governo avesse voluto delle misure di sicurezza più stringenti, spettava al governo modificare l'assetto regolatorio e poi la TEPCO ci si sarebbe adeguata. Non è responsabilità della TEPCO. Quindi l'accusa di negligenza criminale, i vertici TEPCO vennero assolti. E questa cosa viene raccontata al contrario in Italia. Ma solo in Italia? Non solo in Italia, ma noi siamo campioni. Sì, perché sono stati anche tanti giornali esteri che hanno scritto delle cazzate in verconde, ne cito qualcuno, il Daily Mail, non è che partiamo, le aspettative non erano altissime, il Toronto Star, vari giornali tedeschi, perché la Germania da questo punto di vista ha il nostro stesso problema, una fobia folle della radioattività e quando sentono parlare di radioattività non capiscono più niente. Anche questa cosa, ho fatto dei progetti di ricerca su questo, ci sono dei motivi, cioè in Germania vengono cresciuti a pane radiofobia, c'è un libro che si intitola La nuvola di Gudrun Pausewang, una scrittrice che è morta di recente, che racconta di un ipotetico incidente nucleare in una centrale tedesca che sostanzialmente provoca il completo collasso della civiltà umana. E questo libro, che è un libro dell'orrore, è obbligatorio alle scuole elementari. Chiaro che viene su con un trauma, cioè è un libro orripilante dove vengono scritte delle cose che non esistono, cioè, ma non solo tra l'altro a livello di potenziale paura delle radiazioni, proprio c'è
c'è il collasso della società, le persone che iniziano a formare le bande armate, i sequestri. Mad Max? Sì, è Mad Max, cioè diventa non so, più che Mad Max mi verrebbe da, per chi l'ha visto, mi verrebbe da dire The Last of Us. Non so se avete visto la serie TV, no? Dove ci sono i cannibali, ci sono quelli che rapiscono le persone, ci sono. Diventa ognuno per sé uomo mini lupus, si ritorna allo stato di natura di Hobbes. Ecco, siamo a quel livello lì. In Germania vengono cresciuti in questo modo, quindi non sono sorpreso che anche i giornali tedeschi abbiano diffuso una serie invereconda di idiozie su Fukushima. Però non vorrei anticipare a quelli italiani, se non ricordo male, attraverso anche uno studio proprio che è stato pubblicato in Giappone, che ha fatto la raccolta di tutti gli articoli. Noi non era uno studio, era un lavoro. Sì, un lavoro, scusami. Ho usato un termine improprio, però noi siamo al primo posto. Sì, noi siamo al primo posto. Il campione indiscusso dal punto di vista giornalistico è La Repubblica. Dal punto di vista del nome e cognome, c'è un nome e un cognome che io faccio sempre, perché spero sempre che prima o poi questa persona mi denunci, no? Se sto dicendo il falso, se sto dicendo che lui è un falsario, un plagiatore, un cazzaro, mi dovrà ben denunciare se sto dicendo il falso, quindi Giampaolo Visetti, faccio un appello, denunciami, così finalmente andiamo in tribunale, posso dimostrare che sei un cazzaro, un bugiardo. E questo? Giampaolo Visetti è l'uomo che ha vinto il titolo di peggior cazzaro al mondo su Fukushima. Al mondo? Sottolineo al mondo. È l'unico che in una classifica dove l'indecenza giornalistica veniva misurata da 1 a 10 è riuscito a prendere 11. Nel senso che chi ha redatto la classifica, quando si è imbattuto nell'articolo di Giampaolo Visetti, aveva già assegnato dei 10, tra l'altro uno a Giampaolo Visetti, e ha detto no, questo va oltre, gli devo dare un 11. E l'articolo vincitore si intitola Tokyo, una capitale in agonia, qui non ce l'ho più. Ed è veramente, descrive Tokyo come se fosse Mad Max, ma inventando di sana pianta, cioè dice che le persone vanno a cercare il cibo nelle rovine dei ristoranti di sushi, ma a Tokyo non ci sono le rovine e soprattutto il sushi non si conserva, quindi non vai a cercare, sicuramente non vai lì a cercarlo il cibo. Poi si è inventato gli spacciatori di pastiglie di iodio agli angoli delle strade, che è una cosa bellissima, gli spacciatori a Tokyo già non esistono, figuriamoci di pastiglie di iodio. C'è tutta una serie di scene post-apocalittiche completamente inventate di sana pianta. O ce l'ho qui davanti, non completamente. Quando uno pensa, ma dai, ci sarà qualcosa di verità? No, è tutto completamente inventato. Lui intervista anche le persone, c'è questo articolo, lui cita le persone che dicono qui non vivremo più, ci chiediamo se Tokyo potrà mai tornare come prima, ci hanno fatto le Olimpiadi l'anno scorso, 2 anni fa. È tutto completamente inventato e quindi gli hanno dovuto dare un 11, perché nell'articolo che aveva sempre di Visetti, che aveva già collezionato un 10, si inventava un'altra storia, la storia dell'eroico operaio di Fukushima di 60 anni che prossimo alla pensione si offre volontario per andare a riparare il reattore per salvare i suoi colleghi più giovani, ok? È completamente inventata la storia, è completamente inventata. Cioè lui dice addirittura che quell'operaio si è offerto per andare a riparare il reattore, ma non ci ha mai lavorato sopra, però lo fa per sacrificio. Allora, secondo te la TEPCO non sa chi ha lavorato su quale reattore, ma poi chi cazzo si offre per fare un lavoro che non sa fare, così poi dovranno mandare qualcun altro a rifarlo? Cioè, già dall'inizio non torna, ma per sapere che una palla, basta googlare il nome, perché questo operaio leggendario, lui lo chiama Futoshi Toba. Se tu googli Futoshi Toba, scopri che esiste un Futoshi Toba, non faceva l'operaio per la TEPCO, faceva il sindaco di Rikuzen Takata, che è un paese, un comune in Giappone, che è stato cancellato dallo tsunami. Cioè lo tsunami ha portato via ogni singola casa su quel comune. Cos'era successo? Che quel sindaco lì aveva fatto un'intervista in TV in quei giorni. Quindi l'ovvia cosa che è successa è che Visetti ha visto l'intervista, ha capito che tanto in Italia non l'avrebbe guardata nessuno, ha preso il nome e il cognome di questo qua e ha imbastito la storia che voleva lui. Futoshi Toba stava dichiarando in quelle ore, stava facendo gli appelli per trovare sua moglie che era dispersa. Hanno trovato il cadavere 2 settimane dopo, perché è portata via dallo tsunami. Quindi immaginate l'etica giornalistica di uno che vede un tizio disperato in TV che chiede se qualcuno ha visto sua moglie, che racconta che stava sul tetto del municipio e vedeva le case degli altri che venivano trascinate via, e tu prendi il nome e cognome e ti inventi una storia di fantasia
sull'operaio che va a salvare i più giovani. Questa è l'etica giornalistica di Giampaolo Musetti. D'altra parte Repubblica, io ci tengo sempre a citarlo, perché Repubblica è un giornale che, nonostante questo, è riuscito a fare di peggio. Adesso esco un momento dall'ambito nucleare, perché è una storia che merita di essere raccontata. Qualche anno fa ci fu il caso di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya e poi liberata, per la quale si suppone che il governo potrebbe aver pagato un riscatto. In quei giorni un altro segugio di Repubblica, Pietro Del Re, pubblica un'intervista al capo dei terroristi che hanno rapito Silvia Romano, scoop internazionale, capo dei terroristi Ali Deher, il gruppo terroristico si chiama Al-Shabaab. Questo conferma tutto, conferma che il riscatto è stato pagato, conferma la cifra, 5 milioni di euro, dice che spenderanno quei soldi in armi e medicine, un po' di propaganda islamista a caso sul fatto che la loro guerra è giusta e sacrosanta. Questa è l'intervista. Bene, Pietro, Repubblica è riuscita a farsi smentire dai terroristi, che una settimana dopo hanno scoperto di questa intervista e hanno scritto a un giornale somalo: noi non abbiamo mai rilasciato l'intervista a Repubblica, inoltre Ali Deher è morto nel 2014. Quindi Pietro Del Re ha inventato di sana pianta l'intervista a un capo terrorista morto ed è riuscito a farsi smentire dai terroristi. Lo standard giornalistico italiano è questo, ok? Io adesso ho citato Repubblica, non pensate che gli altri siano meglio. Quando ci fu il caso di Willy Monteiro, il ragazzino ammazzato di botte dai fratelli bianchi, il Corriere inventò un'intervista all'amico del ragazzino morto, che pare Willy si fosse messo in mezzo per difendere lui, quindi sto ragazzino distrutto dal dolore, dal senso di colpa, inventata. Il ragazzino scrive sui social: io non ho mai rilasciato un'intervista al Corriere, hanno inventato tutto. Questo è il livello dei giornalisti. Poi nei film il giornalista è sempre quello buono e quello che opera la centrale nucleare è sempre quello cattivo, per tornare a prima. Ecco, anche qui dobbiamo fare un attimo un punto su una situazione abbastanza importante. Allora, il disastro di Fukushima, ce n'è la valvola del Pio, ma tralasciamo, dai. Accade l'11 marzo 2011, giusto? In realtà tra il 10 e l'11 avviene il terremoto che causa la fusione dei noccioli dei primi tre reattori, l'incendio nella piscina del reattore 4 avviene il 15, 4 giorni dopo. Esatto. E quando è che arriva il secondo referendum sul nucleare? A giugno di quell'anno, va detto che il 12-13 mi sembra, va detto che era già stato programmato in quel caso. Sì, però, se ne è stati fortunati. In quel caso siamo stati sfortunati, nel caso di Chernobyl fu convocato il referendum a seguito dell'onda emotiva causata da Chernobyl. Nel caso di Fukushima fu sfortuna, ma ripeto che questo è il livello con cui fu condotta la campagna referendaria, cioè con Bisetti che inventava le palle, con Paragone che fotomontava i funghi atomici sopra la centrale di Fukushima, col Daily Mail che per far vedere la devastazione dell'incidente nucleare prendeva le foto delle bombe atomiche del 45, che i giapponesi stavano lì, in quel caso ci fu un intervento dell'ambasciatore giapponese nel Regno Unito, perché, come dire, stai anche un po' insultando la memoria storica, e tutta una serie di altre clamorose balle che vennero raccontate. Ci furono i giornalisti che andavano a intervistare le ragazzine in centro a Tokyo, che prendevano: tu cosa ne pensi? Hai paura delle radiazioni? Ovviamente così gli rispondono ragazzine di 16 anni. E quando questi gli rispondevano che no, cioè decisamente nelle preoccupazioni, c'erano tante preoccupazioni, le radiazioni no. Allora questi si giravano e si vede che il governo sta mentendo ai cittadini sulle radiazioni. Questa era Rosy Di Manno del Toronto Star, nel caso volesse denunciarmi anche lei, sono più che pronto, ho ampia documentazione audiovisiva. Allora, quindi anche qui in questo caso, vabbè, non siamo stati fortunati, arriva il referendum in un clima che appunto... No, non siamo stati fortunati più o meno, nel senso che, ok, il referendum era programmato e c'è stato un incidente nucleare, però c'è chi, come il giornalista inglese George Monbiot, che non è esattamente uno cavolo per l'industria, cioè... È un ambientalista, uno dei membri di spicco di Extinction Rebellion, uno che si è fatto arrestare perché in tempi non sospetti faceva le cose che oggi fanno gli ambientalisti di ultima generazione. Insomma, non è proprio quello industrialista e per il consumismo spinto. George Monbiot in quella circostanza scrisse che lui, in seguito a Fukushima, aveva cambiato idea sul nucleare, ma nell'altro senso.
perché dice, cavolo, se una centrale vecchia di 40 anni viene colpita da un terremoto di magnitudo 9, da uno tsunami, si fondono i noccioli, non ci sono vittime, evidentemente la tecnologia è sicura. Quindi non è che fosse impossibile raccontare l'incidente di Fukushima nel modo corretto. Quindi sì, siamo stati sfortunati per quanto riguarda le tempistiche, ma va detto che abbiamo avuto una classe giornalistica che ha dato il peggio di sé in quelle circostanze. Sì, devo dire una menzione d'onore per i tedeschi di Deutsche Welle, mi pare. Un giornale tedesco che in quel caso scrisse addirittura che i governi mondiali avrebbero dovuto rilevare il governo del Giappone. Cioè il governo del Giappone sarebbe una task force di governanti mondiali sarebbe dovuta andare a presiedere il Giappone, perché chiaramente i giapponesi non erano in grado di fare da soli, perché c'erano le radiazioni in gioco. Sono gli stessi che hanno scritto che il Giappone sarebbe stato inabitabile per i prossimi 20.000 anni, come vedete, e che forse addirittura avremmo dovuto evacuare tutto l'emisfero nord. Allora, siccome il tuo file è di 200 megabyte, Dio ti maledica, ma adesso comunque lo scarichiamo, però un appunto bisogna farlo su Fukushima. Alla fine, il danno radioattivo, qual è stato su Fukushima? Quanti sono morti di radiazione a Fukushima? Zero. Ecco, appunto, perché era quello che... Zero. Adesso se riusciamo ad aprire la presentazione... Certo! Ho preso il documento... Hai dei minuti. Il documento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica e, scusate, non dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, dell'UNSCEAR, che è il Comitato Scientifico delle Nazioni Unite sullo studio degli effetti delle radiazioni atomiche. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Quindi hanno fatto un report, sono centinaia di pagine. Sono andato alle conclusioni, ho preso la parte health effects, quindi effetti sulla salute umana, e ho messo lo screenshot con le sottolineature rosse. Se la presentazione non si apre, ve lo cito a memoria, tanto lo conosco. Dice che non sono stati osservati né morti, né effetti acuti dovuti alla radioattività, né nelle persone esposte, diciamo tra i lavoratori della centrale, né tra il pubblico generale. Ok, siamo riusciti? Cerco di mettertelo. La seconda cosa che dice è che non si prevede un aumento dell'incidenza di malattie correlate con le radiazioni né tra i membri della popolazione né tra i loro discendenti, e che gli effetti più gravi dell'incidente sono psicologici. Una cosa molto interessante è questa. Quando voi cercate un disastro di Fukushima su Google, vi imbattete in questa immagine. Qua ho fatto proprio il montaggio. Ce l'avevo, Poi cercate su Google, andate su Google Immagini e trovate questa immagine qua. Queste cose che bruciano, e come vedete questa immagine viene utilizzata ampiamente dai giornali. Qua abbiamo Today, L'Incontro, qua abbiamo il Movimento 5 Stelle sulla Croce Rossa, mi rendo conto, qua addirittura l'Università Ca' Foscari, Ossi di Seppia, Libero, stanno usando tutte queste immagini. Questa immagine, come potete intuire, non è un'immagine della centrale di Fukushima, è un'immagine della raffineria di petrolio di Ichihara, che prese fuoco sempre nel 2011 a causa del terremoto. La centrale di Fukushima è questa, ma siccome il fumo bianco non fa abbastanza paura, i giornalisti usano un'immagine falsa. E come l'hanno raccontata, vabbè, lo abbiamo già detto, l'Apocalisse, ecco questo qua, è stata la più grande, questo è il Fatto Quotidiano, di nuovo mi rendo conto che sia sparare sulla Croce Rossa, però... Se non leggete, ve lo leggo io. È stata la più grande catastrofe nucleare dall'incidente di Chernobyl dell'86. 20.000 le vittime, il Fatto Quotidiano. Qui abbiamo Visetti, professionista dell'informazione. Sky TG24. Il terremoto di magnitudo 9, il successivo tsunami, la dispersione delle radiazioni, una serie concatenata di eventi che hanno causato la morte di oltre 15.000 persone. Bene, vediamo quante persone sono morte secondo l'UNSCEAR. Report 2013, sorgenti effetti e rischi delle radiazioni ionizzanti, livelli ed effetti dell'esposizione alle radiazioni dovuti all'incidente nucleare dopo il grande terremoto dell'est del Giappone del 2011 e lo tsunami. Implicazioni sulla salute. Nessuna morte relativa alle radiazioni o malattia acuta è stata osservata né tra i lavoratori né tra il pubblico generale esposto alle radiazioni dell'incidente.
Le dosi al pubblico generale, sia quelle a cui sono andate incontro durante il primo anno e sia quelle stimate per la loro durata della loro vita, sono basse o molto basse. Non ci si aspetta un aumento distinguibile dell'incidenza di effetti sulla salute dovuti alle radiazioni né tra i membri del pubblico né tra i loro discendenti. I più importanti effetti sulla salute sono sul benessere mentale e sociale. I giornali italiani hanno scritto che ha fatto 20.000 morti. Questo è il report delle Nazioni Unite, zero. E poi c'è l'acqua di Fukushima. Anche qua vi leggo qualche dato, poi vediamo cosa hanno scritto i giornali italiani. Il trizio sarà diluito fino a 500 becquerel per litro, che è un quarantesimo della concentrazione permessa dagli standard di sicurezza giapponesi e un settimo di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede per l'acqua potabile. Ok? Quindi siamo a 7 volte in meno di quello che si può bere secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa è la famosa acqua di Fukushima che va sversata e quant'altro. In effetti l'ammontare totale di trizio che verrà scaricato in mare sarà sotto i target operativi della centrale nucleare prima dell'incidente, che era 22 trilioni di becquerel per anno. Cioè in pratica scaricheranno acqua, o meglio hanno scaricato acqua che era... stanno ancora scaricando, perché numeri della commissione regolatrice degli Stati Uniti mostrano che questo livello è anche tipico per le centrali nucleari americane durante le normali operazioni. Il trizio è uno degli elementi radioattivi meno pericolosi perché emette una radiazione molto debole e lascia il corpo relativamente in fretta. E infatti, se noi andiamo a vedere quello che è la dose equivalente per l'acqua triziata, vediamo che è molto bassa, cioè per avere una dose equivalente di 1 millisievert, e ci vogliono almeno 100 millisievert per osservare effetti sulla salute, io devo avere 180.000 becquerel di assunzione. Questi sono millisievert per chilo becquerel, scusate, 180 milioni di becquerel di assunzione, perché sono chilo becquerel questi. Bene. Cioè, quanta acqua dovrebbe essere? Acqua triziata, moriresti prima affogato. Non c'è un... c'è... bene. Vediamo cosa ci dice. Questo vi ho detto che sotto i 100 millisievert è sicuro, ma voi non mi dovete fidare della mia opinione, quindi ho messo lo statement della Health Physics Society. Ve lo leggo qua sotto perché mi ha slinchiato le sottolineature. Sotto un livello di 100 millisievert sopra il fondo, da tutte le fonti combinate, l'effetto osservabile delle radiazioni nelle persone non è statisticamente distinguibile da zero. Ok? Health Physics Society degli Stati Uniti. Quindi abbiamo del trizio che è molto sotto i limiti dell'acqua potabile. L'acqua di Fukushima che verrà scaricata di fatto passerebbe i test per l'acqua potabile secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo un radionuclide molto poco pericoloso in termini di dose equivalente. Vediamo cosa hanno scritto i giornali italiani. L'acqua contaminata di Fukushima danneggia il DNA umano, quotidiano nazionale. E poi c'è sempre Google, perché la priorità dei giornalisti non è quella di scrivere la verità, è quella di finire indicizzati su Google. E nel 2022 che parola va di moda su Google? Fukushima dilaga la pandemia nucleare. Non significa un cazzo questa espressione, ma viene indicizzata molto bene da Google. E niente, quindi questo è, per quanto riguarda l'acqua di Fukushima, è ridicolo che se ne stia ancora parlando. Cioè, ogni giorno nel mondo vengono sversate negli oceani quantità enormi di sostanze inquinanti, pericolose per la salute umana. L'acqua di Fukushima, tra l'altro, il limite è 1500 becquerel per litro, poi hanno fatto le misurazioni, effettivamente quella che stanno sversando è a 300 becquerel per litro, ok? E nonostante questo la stanno sversando nel corso di decenni, perché bisogna tenere le persone tranquille, e hanno fatto 8500 studi sul fatto che non avrebbe causato danni alla salute. Poi una volta al mese si rovescia una petroliera, quelli sono centinaia di migliaia di barili di petrolio, ma quello va bene, non è mica un problema. Di Walker Horizon, anche quello. Cioè, in effetti bisognerebbe anche creare una correlazione tra quelli che sono stati gli incidenti nucleari e l'entità, oltre che alla frequenza, con quelli poi derivanti dalle fonti fossili, cioè incidenti
che derivano da raffinerie piuttosto che da piattaforme petrolifere. Mi sono preso la briga di dire quando sarà stato l'ultimo incidente relativo alle fonti fossili, perché normalmente non bisogna andare tanto lontano. Infatti questa ricerca, come vedete, l'ho fatta stamattina, potete vedere la data in basso, 11 luglio, 12:20. L'ultima notizia su un incidente legato alle fonti fossili era 37 minuti fa. Però ovviamente non finisce mica nel telegiornale. Scusi, posso fare una domanda? Ce le prego, fine, però vai bene. Fallo pure, vai. Quindi parlare anche, oltre che di reattori a fusione, sì, sì. A fissione, quelli a fusione. Adesso, ci arriviamo perché quello fa parte del domani. Ci arriviamo. Adesso siamo all'oggi. L'oggi, la fotografia che possiamo dare di questa situazione in relazione al quadro storico che abbiamo vissuto è questa. Quindi abbiamo una serie di disinformazioni che regnano sovrane con immagini, testi, articoli che falsano completamente quella che poi è stata la realtà dei fatti e che invece è ben diversa. Ma se puoi fare altre due parole su anche sull'entità degli incidenti, se puoi, da fonte fossile e da quelli nucleari, perché noi poi a fossile pensiamo all'esplosione, ma poi ci sono danni da contaminazione, danni ambientali, danni che si ripercuotono comunque sulla salute, che provocano comunque anche in quel caso lì tumori, eccetera. Allora, è difficile fare una stima, perché come ho detto, gli incidenti, la mortalità da incidenti relativa alle fonti fossili è poco riportata. Io ogni anno faccio una ricerca di tutti gli incidenti delle fonti fossili accaduti quell'anno, normalmente poi faccio l'elenco sulla mia pagina, mi limito a quelli con più di 20 morti, perché sennò e non sono sicuro di trovarli tutti, perché io cerco incendi in una raffineria, incidenti in una miniera di carbone, cose così, e trovo decine di risultati quando mi sembra di averli messi tutti, però magari qualcuno mi è sfuggito, anche perché alcuni trovi poi le notizie solo in cronaca locale, magari in una lingua che africana o in India, e metti con Google Translate, ma non è che insomma. Per cui la mortalità da incidenti non è chiara, ma la bella notizia è che ha poca importanza, perché la mortalità da inquinamento è dell'ordine degli 8 milioni di vittime all'anno, è la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiovascolari, l'inquinamento, per cui anche la mortalità da incidenti, come dire, aggiunge poco a questo numero enorme. Combustibili fossili uccidono tra i 5 e gli 8 milioni di persone all'anno, 5 milioni solo contando l'inquinamento dell'aria, 8 milioni la stima considerando quello che potrebbe essere l'inquinamento delle acque e quindi del cibo e del suolo. E evidentemente, come dire, poi è chiaro, i combustibili fossili hanno anche dei benefici, no? Aiutano le persone a uscire dalla povertà e la povertà uccide a sua volta. Mi riferisco ai paesi in via di sviluppo, però il fatto che si continui a 36, quanti anni siamo? 37 anni di distanza per l'area di Chernobyl è francamente ridicolo, nel senso, sono passati 37 anni, noi ogni anno ricordiamo che il nucleare è pericoloso perché c'è stato Chernobyl, a parte che, come ho spiegato, era un nucleare diverso, ok? E come dire, gli aerei sono pericolosi perché il triplano Fokker del Barone Rosso aveva degli incidenti. Sì, ma adesso il Boeing è un po' diverso. Il livello è lo stesso, il livello di evoluzione tecnologica. Però, voglio dire, 37 anni dopo noi siamo ancora qui a parlare di Chernobyl e non parliamo degli incidenti dei combustibili fossili. Perché? Perché Chernobyl è un evento unico, perché è l'unico incidente nucleare che ha fatto vittime, no? E quindi, siccome come dire, un cane che morde un uomo non fa notizia, ma un uomo che morde un cane fa notizia, gli incidenti nella filiera dei combustibili fossili non fanno notizia perché sono quotidiani, veramente quotidiani. Se voi cercate incidente gas, incidente carbone su Google, trovate un risultato al giorno almeno, da qualche parte nel mondo, una raffineria che prende fuoco, una miniera che crolla, un gasdotto che salta, una cisterna che si ribalta, prende fuoco, esplode come... In Italia. A Viareggio, certo. Sì. Disastro di ferroviario di Viareggio, succedono in continuazione talmente spesso che ce ne siamo dimenticati. Io credo che uno dei disastri ambientali più immani che ci sia stato è quello della Deepwater. Eppure la Deepwater Horizon è stato il più grosso disastro ambientale eppure, di sempre. Chi è che la conosce, il disastro della Deepwater?
Tutti? Qui dentro? Chi l'ha messa? Chi l'ha? Non tutti ne hanno sentito parlare. Oppure guardate che è una catastrofe di proporzioni bibliche. Tra l'altro interessante perché è recente. Cioè, mentre quando io parlo del crollo della riga di Ban Chao, che dico sempre anche l'idroelettrico ha fatto più vittime del nucleare, il crollo della riga di Ban Chao è stata una tragedia in Cina, ha fatto 171.000 morti, ma è successa nel 75, posso capire che uno non se lo ricordi. Ma la di Poter Horizon è successa nel 2010, un anno prima di Fukushima, ok? Ed è stato veramente uno dei disastri, è stata una piattaforma petrolifera che ha preso fuoco, sono morte 8 persone, poi la piattaforma è crollata su se stessa e nel farlo ha scoperchiato il foro che avevano scavato per estrarre il petrolio e il petrolio ha cominciato a uscire. Parliamo di milioni di barili, ok? Le più grandi milioni di barili di petrolio che hanno creato una marea nera che poi le frazioni superficiali le hanno ripulite. Ma quelle pesanti no, sono precipitate sul fondale e l'hanno trasformato in un deserto. In quell'area del Golfo del Messico c'è un'area grossa come il Piemonte dove non cresce neanche un'alga perché il fondale è completamente ricoperto da frazioni pesanti del petrolio. Uno dei disastri ambientali più grossi di sempre è avvenuto nel 2010, ce lo siamo già scordati perché tanto è l'ultima petroliera che ha fatto un disastro del genere, più piccolo ma simile, l'anno scorso in Perù, ce lo siamo già scordati. Allora, per diventare, per adesso andiamo sull'attuale un attimo, no? Adesso vanno di moda le rinnovabili, si parla molto di rinnovabili, la Germania ha fatto una scelta incredibile spegnendo le proprie centrali nucleari e la Francia invece insiste e a questo punto dovremmo verificare qual è la quantità di CO2, per esempio visto che c'è una sensibilità all'argomento, che viene immessa dalla Germania e magari con altri paesi. Io avevo preparato un link, cioè lì si può vedere perché in tempo reale. Cioè okay, un link sì. Che faccio l'Excel Map qua, dovrei okay, provo da lì. Dove lo trovo il link? Qua. Allora. Vediamo. Allora, se ti faccio un po'. Se riusciamo a portarlo ora, però scusa che lo ingrandiamo. Non se riusciamo a farlo vedere perché si vede, non si riesce a portare. No, no, sì, beh, non si... si riesce, si riesce. Queste sono le emissioni di CO2 francesi in tempo reale, il valore è tempo reale. Il valore è in grammi di CO2 per kilowattora. E queste sono quelle tedesche, sempre in termini di grammi di CO2 per kilowattora. La Germania, tra l'altro la notizia di ieri, che la Germania ha dichiarato che la promessa che avevano politica, che avevano fatto di chiudere le centrali a carbone entro il 2030 non sarà rispettata, quindi se va bene ritornano alla promessa precedente, che era quella di chiudere entro il 2038. Io sono scettico anche su quella, però dipende se riescono a trovare sufficiente gas per sostituire. Tra l'altro, scusami, correggimi però se sbaglio, perché potrei anche sbagliarmi. La Germania va più a carbone quasi che non a gas, cioè a apparecchi e termo... centrali termoelettriche a carbone. La Germania va a carbone e a gas e adesso sta tentando di sostituire il carbone col gas, quello era il piano. Poi però, con la guerra in Ucraina ha dovuto riaccendere le centrali a carbone che aveva spento perché la fornitura di gas è venuta meno, anche perché è saltato per aria il Nord Stream. Dopodiché loro adesso comunque stanno procedendo con la costruzione di centrali a gas e hanno fatto un massiccio ricorso ai rigassificatori. Per cui si prevede che pian piano sostituiranno il carbone col gas e un pochino le loro emissioni scenderanno perché il gas, da questo punto di vista, è meglio del carbone. Ora, il vero problema, semmai, è il fatto che la Germania ha chiuso le centrali nucleari e se avesse chiuso invece le centrali a carbone, tenendo aperte quelle nucleari, avrebbe risparmiato parecchi miliardi e 1.100 vite umane all'anno. Questo è uno studio del National Bureau of Economic Research che quantifica i costi umani delle energiewende, 1.100 morti all'anno in più di inquinamento per tenersi le centrali a carbone invece di quelle nucleari. Questo è il livello di ideologia con cui è stata portata avanti questa battaglia. Tra l'altro è stato anche uscito anche uno studio recentissimo, parlo di 2 settimane fa, dove ci sono chiesti che cosa sarebbe successo se,
E hanno visto che la Germania oggi potrebbe stare sotto i 100 grammi di CO2 per kilowattora, che è la soglia considerata sostenibile. Come vedete, rimetto il mouse sopra, sono a 439, noi per la cronaca siamo a 291, la Francia è a 27. Quali sono gli altri paesi che usano il nucleare per più del 50% in Europa? La Svezia, la Finlandia, no, l'Inghilterra no, l'Inghilterra ha meno del 50%, possiamo andarlo a vedere direttamente. Qua. Però non riesco a leggere la percentuale. 19,77%. Mi va bene che una buona vista. L'Inghilterra fa circa il 20% col nucleare. Mentre invece la Finlandia, ad esempio, ha una quota nucleare che in questo momento è 46,96%, più o meno 5, la metà. Paesi più nucleari intensi, incidentalmente, sono anche quelli con meno emissioni. Quindi tu non escludi comunque le rinnovabili però di concetto, però le reputi complementari a quelle che... Le reputo complementari, ma attenzione, se vengono fatte... Cioè, qual è il limite, insomma, ecco, delle rinnovabili? Allora, il limite delle rinnovabili ovviamente è la loro intermittenza, e il limite delle rinnovabili è il fatto che, essendo intermittenti, richiedono una fonte che in qualche modo intervenga quando le rinnovabili vengono meno. Ora, questa fonte oggi è il gas, e non può essere altro che il gas, perché il gas è proprio una fonte che segue bene, si adatta bene. Quindi se noi insistiamo troppo sulle rinnovabili, arriviamo ad una situazione in cui quando c'è il sole la rete è satura, quando non c'è il sole ho bisogno di gas, perché nessun'altra fonte può funzionare economicamente lavorando solo metà del tempo. Il nucleare, se ce l'hai, per com'è la struttura di costi del nucleare, che costa tanto la centrale e costa poco l'uranio, per ripagare il costo della centrale devi farla lavorare tante ore. E quindi non ti costa troppo l'energia se fai una centrale nucleare per farla lavorare solo metà del tempo. Quindi sei costretto ad avere il gas. Io oggi ero a fare un dibattito alla fiera dei produttori di energia solare a Roma, stamattina, cioè oggi pomeriggio alle 2. E tra gli sponsor di questa grande fiera dell'energia solare c'erano Shell e Uniper. Non è esattamente una coincidenza, ok? Il marketing delle compagnie fossili sulle rinnovabili è perché se tu eccedi nelle rinnovabili, poi l'unico complemento possibile diventa il gas. Se tu invece le rinnovabili le fai con criterio, e quindi non puntando a coprire tutto il fabbisogno quando ci sono, ma solo una parte, lasciando uno zoccolo sotto che puoi coprire con una fonte continua, allora le rinnovabili nucleari si possono integrare perfettamente. Le percentuali ovviamente dipendono dalle risorse di ciascun paese. Un paese molto soleggiato può permettersi un po' più solare, un paese più ventoso può permettersi più eolico, un paese che ha molto idroelettrico può permettersi tutte e due, perché l'idroelettrico può essere usato come bacino di pompaggio, quindi fare accumulo di energia. Riesci a fare una piccola impressione su quello che può essere un'analisi costi-benefici reale sul discorso nucleare piuttosto che rinnovabile, eccetera? Allora, dipende sempre tutto da come varia la domanda e via dicendo. Quello che cerco sempre di spiegare è che le rinnovabili costano molto poco, ma il problema è che in molte situazioni producono energia che vale meno di niente. E non è un modo di dire meno di niente, vanno proprio i prezzi negativi nella borsa elettrica, perché quell'energia in quel momento non è utile alla rete, è dannosa alla rete, rischia di mandarla in sovraccarico. Quindi io non sto più vendendo energia, sto pagando qualcuno per prendersela. E perché questo viene fatto? Perché tanto il produttore di energia rinnovabile è incentivato e guadagna comunque. Cioè il produttore di energia rinnovabile riceve 70 euro, 80 euro, quello che è a megawattora nel caso dell'eolico italiano, anche 200, e li riceve a prescindere che quell'energia sia utile o no, basta che venga immessa in rete. Quindi è disposto a pagare anche 100 euro a megawattora, perché tanto poi ne riceve 200 dallo Stato e ci guadagna. Addirittura con i contract for difference lo Stato ti ridà la differenza, cioè se il prezzo va in negativo di 30 e il tuo contract for difference dice 70, lo Stato ti dà 100, ti dà la differenza tra il prezzo che è stabilito, 70, e il prezzo di mercato che è negativo. Allora, è chiaro che l'energia rinnovabile costa poco, ma va sempre incentivata in questo modo. E il punto e che va incentivata anche quella che alla rete non serve. Per cui sì, l'energia rinnovabile costa poco, ma se la domanda elettrica è di 30 gigawatt,
e per la prossima ora quindi consumiamo 30 gigawattora, ma ci sono 110 gigawatt di pannelli solari installati, io non pago 30 gigawattora di energia rinnovabile, ne pago 110, perché devo retribuire anche i produttori che non immettono in rete, perché se no nessuno li costruirebbe quei 110 gigawatt, e a me quei 110 gigawatt servono perché d'inverno, quando il sole è basso sull'orizzonte, mi servono 110 gigawatt installati per produrne 30 che mi soddisfano la domanda. Perché l'efficienza dei pannelli in quel momento è molto bassa. E quindi d'estate, quando poi producono tutti e me ne servono 30, ne devo tagliare 90-80. Ma quegli 80 che taglio li devo retribuire, perché sennò non vengono costruiti. Ed ecco perché le rinnovabili costano poco, ma poi le bollette sono più alte. L'Italia ha le bollette più alte in Europa, e sono aumentate da quando abbiamo installato più rinnovabili. L'ultimo anno abbiamo installato più rinnovabili e le bollette sono aumentate. Perché? Perché le abbiamo incentivate. E le rinnovabili vendono poco, ma le devi incentivare. E poi c'è l'altro meccanismo. Il mercato elettrico funziona con un sistema di borsa, no? E quindi i prezzi vengono decisi dalla domanda e dall'offerta. Quando il sole tramonta, la domanda è ancora alta. E le centrali a gas a quel punto fanno il prezzo. A quel punto le centrali a gas giocano in una situazione di scarsità di offerta e quindi possono fare il prezzo che vogliono. Per cui sì, durante il giorno c'è il sole, il prezzo dell'energia è basso. Quando poi però il sole tramonta, il prezzo dell'energia si impenna in alto. Va bene che in Europa abbiamo dei meccanismi di market cap, perché nel Texas sono capitate giornate in cui il giorno, durante le ore diurne, il prezzo è 30, 30, prendiamo di euro a megawattora, 30, 30, 30, 30, 30, 50, 70, 500, 3000. 3000, 3000, 3000, poi scende perché di notte la domanda cala, no? E allora a quel punto il prezzo scende un po', si riassesta. Però per le ore dalle 18 alle 20, alle 21, ti paghi 3000 euro a megawattora, dollari a megawattora, auguri. Ed è anche chiaro che una simile instabilità di prezzi, al netto di quello che poi è il nostro consumo personale, è ingestibile per le imprese. Se io devo aprire un data center che funziona 24 ore al giorno, e devo saperlo prima quanto pago l'energia, non posso affidarmi al mercato sapendo che posso passare da 33.000 nel giro di qualche ora. Ho bisogno di sapere che pagherò l'energia, una cifra fissa, anche 100, che è più di 30, ma che da 100 non ci muoviamo. Dovete un po' dove hanno investito 5 miliardi di data center Microsoft e Amazon? In Europa? Quale paese europeo? Naturalmente la Francia. Dovinate dove andrà ad aprire l'acciaiere Green ArcelorMittal che chiude l'Ilva? Acciaiere elettrica? Dunkirk, tecnicamente in Belgio, ma a fianco alla centrale nucleare di Gravelin. Senti, allora diamo uno sguardo, questa è un po' la situazione, ci sarebbe da parlare anche sulla strumentalizzazione che nucleare genera anche come arma di propaganda, perché anche Zaporizhia in Ucraina è stata sfruttata in tal senso, però non vorrei dilungarmi, vorrei parlare forse del futuro, ma due parole so che ci tieni a dirle, per cui, sì. Anche perché tu sei stato in quel posto, quindi... Non sono stato a Zaporizhia, però ho fatto una ricerca, uno studio in collaborazione con l'Università di Kiev, che ho presentato ad una conferenza con l'Università di Kiev il 16 maggio di quest'anno, sulle fake news nucleari utilizzate come arma di propaganda. La centrale di Zaporizhia ovviamente è stata protagonista, ma non è stata l'unica, non è stata l'unica fake news largamente utilizzata dalla propaganda. Eccola qua. No, troppo avanti. No, aspetta. Ok, eravamo qua prima. Allora, questo, tanto vi faccio vedere cosa è successo, come al solito cosa hanno fatto i giornalisti italiani. Sto giro non è Repubblica, ve lo faccio uno spoiler. Allora, la notte tra il 3 e 4 marzo 2022 i russi hanno attaccato la centrale di Zaporizhia. La mattina del 4 marzo, come vedete qua c'è la data, 4 marzo 11.02 del mattino, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica pubblica uno statement che dice... questo. La centrale nucleare ha continuato a essere operata dal suo regolare staff, non c'è stato alcun rilascio di materiale radioattivo. E poi aggiunge, i sistemi di sicurezza dei 6 reattori non sono stati coinvolti e non c'è stato rilascio di materiale radioattivo, i sistemi di monitoraggio della radioattività al sito sono perfettamente funzionanti. Ripeto, 4 marzo mattina. 4 marzo pomeriggio, Nature, importante rivista scientifica americana, chiede agli esperti dell'American Nuclear Society quali sono i rischi a Zaporizhia. E la risposta è questa.
danno catastrofico da un colpo accidentale è improbabile. Non sono preoccupato se un missile va fuori bersaglio, perché questi gli edifici di contenimento dei reattori sono strutture molto robuste. Qua di nuovo mi ha sminchiato le cose, va bene. Molti specialisti hanno detto a Nature che persino se un reactor core dovesse fondersi, non causerebbe una grossa dispersione di materiale radioattivo. Il principale impatto di una crisi del genere sarebbe collegato a come le persone, psicologicamente, alla psicologia e a come le persone, incluso i politici, reagiscono. Ok? Questo è il 4 pomeriggio. Pomeriggio del 4 marzo. E questo è Gramellini il 5 maggio, il 5 marzo, il giorno dopo. Ieri al risveglio ho aperto il nostro sito e ho scoperto che avrei potuto non risvegliarmi mai più. E va avanti. Su cosa ne sarebbe stato di noi preferisco non approfondire, ma le dimensioni della centrale e il suo nome, Zaporizhia, con tutte quelle Z da ultimo giorno dell'umanità, non autorizzano pensieri allegri. Questo è il 5 marzo, ci tengo a dirlo, perché dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica e Nature hanno detto che non ci sono rischi. Quindi non è che l'informazione non fosse disponibile, è che Gramellini aveva proprio voglia di essere cringe e boomer quel giorno. Qua poi ho postato, ovviamente questa disinformazione ha delle conseguenze, questo è un titolo di Repubblica, in Italia è corsa all'acquisto di iodio, gli esperti no al fai da te, questo è un attivista antinucleare inglese che millanta una laurea, un dottorato in nuclear security, non esiste il dottorato in nuclear security, esiste il nuclear safety, quindi non so in che cosa abbia il dottorato Paul Dorfman, volevo passarlo a Puglisi, ma... Cioè, volevo, ti giuro, pagherei Puglisi per fare una ricerca. Comunque, che ha detto, bisogna iniziare a distribuire le pastiglie di iodio in Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Russia. Ora, ovviamente lo iodio è devastante per la tiroide, cioè va preso solo veramente se c'è un'emergenza, se te lo dice il medico. Questa roba qua è terrorismo, ok? Questa roba qua è... spingere le persone ad avvelenarsi da sole. Qua ho postato degli studi sugli effetti psicosociali di Fukushima e di altri incidenti, cercando di spiegare perché e da stronzi cercare di approfittarsi di queste cose per scatenare il panico contro il nucleare. Il risultato è che mi sono preso una denuncia per diffamazione da Angelo Bonelli. Sì, vabbè, ma... qua, intanto, questo è uno scenario di bomba sporca, Scientific American, dove dicono... cosa che in caso di bomba sporca il panico farebbe più danno delle radiazioni, molto di più. Abbiamo parlato spesso di... E qua invece, ecco, volevo arrivare qua. Questo è relativo a Khmelnytskyi. Khmelnytskyi è una città in Ucraina dove c'è una centrale nucleare, ma la centrale nucleare in questo caso non è coinvolta. Nel maggio del 2023 sono iniziate a circolare delle notizie false sui canali Telegram della propaganda russa. Queste notizie dicevano che a Khmelnytskyi era stato colpito da un bombardamento un deposito di munizioni all'uranio impoverito e quindi si era formata una nube radioattiva che si stava dirigendo verso l'Europa. Potete notare il progresso della notizia. È partita sui canali Telegram della propaganda russa e poi è stata presa dai media occidentali. Qua ho messo Rai News, ho messo Rai News, ho messo Faro di Roma, ho messo un giornale indiano, ok? E tutti, qua ovviamente, notate Rai News che mette la smentita della Polonia, ma poi nel sottotitolo la smentisce di nuovo, cioè allarme da Mosca, nube radioattiva verso l'Europa, ma la Polonia smentisce. E poi sotto, lo afferma il capo del Consiglio di Sicurezza russo, secondo cui sarebbe stato colpito un deposito di armi all'uranio impoverito, aumentati i bombardamenti di Mosca su depositi di armi inviate dalla NATO per compromettere la controffensiva di Kiev. Notate che prima, cioè, cita la smentita polacca, ma poi cita di nuovo i russi. E questa notizia effettivamente è stata poi diffusa dalla TASS, cioè dopo che era stata diffusa dai media occidentali, la TASS a quel punto se n'è appropriata. Ed è stata diffusa da Patrushev. Patrushev è, insomma, il vice di Lavrov, per capirci, okay? Il ministero degli esteri russo. Quanto sarebbe stato facile spottare che era una palla?
sarebbe bastato sapere come funzionano le unità di misura. Questa era la radioattività Khmelnytskyi, ok? Ora, premessa, il bombardamento è del 15 maggio, quindi quell'aumento leggero di radioattività c'era già stato 3 giorni prima. Ma soprattutto, se voi leggete le unità di misura a sinistra, c'è scritto nanosievert all'ora. Nanosievert, ok? Il fondo naturale sono microsievert, cioè questa fluttuazione qua è molto meno di quanto di quanta radioattività c'è nell'aria qua in questo momento. In questo momento, se io tirassi fuori un Geiger, misurerei qualcosa sotto 0,80 microsievert. Qua siamo ai nanosievert di fluttuazione. E quindi questa fluttuazione a cosa è dovuta? A niente. È una banale fluttuazione statistica. Se davvero fosse stato bombardato una cosa radioattiva, avremmo visto fluttuazioni ben più ampie del 15%, no? Passa da 120 a 140, è una fluttuazione del 15%. E quindi cosa hanno fatto? È semplicemente un grafico zoomato. Cioè, se voi questo grafico lo mettete in scala, non vedete una variazione, vedete un grafico piatto. Ma se tu zoomi in un punto dove c'è una fluttuazione statistica, la fai sembrare più grande. Con una basilare conoscenza delle unità di misura, chiunque avrebbe potuto dimostrare che questa era una palese fake news della propaganda del Cremlino. E quindi non lo ha fatto nessuno. Dai, parliamo di futuro. E dopo chiudiamo la serata, perché penso che qua mai abbiamo annoiato. Mi state annoiando oppure trovate la cosa interessante? Beh, siete ancora qua. Il futuro. Il futuro romano è duro, il futuro. Il futuro senza nucleare è duro. Allora, si parla molto di fusione. Fusione nucleare. Sì. A quando questa fusione nucleare? Allora, io qua... Non so se la risposta. No. Allora, io qua... Un altro dei miei obiettivi, oltre a Bisetti, è di farmi denunciare dalle scalze, cioè da Eni. Eni, esatto, perché pure Eni. Perché la fusione nucleare non sarà una realtà per la produzione di elettricità, almeno per ancora 15 anni, ma quando succederà non avremo a disposizione un nuovo modo di produrre energia, perché quando succederà avremo attaccato un prototipo di reattore alla rete. Ammesso che ci riusciamo entro 15 anni, avremmo costruito una roba con dei magneti superconduttori refrigerati ad elio liquido che vanno con campi dell'ordine delle decine di Tesla in una camera al plasma che deve sopportare centinaia di milioni di gradi e con delle camere di breeding di trizio, che è un materiale che per la cronaca non esiste sul pianeta. Trizio non esiste in natura, dobbiamo produrlo noi. Ecco, questa roba qua, prima che diventi una realtà commerciale, passeranno almeno altri 30 anni. Almeno. Cioè, un conto è avere una cosa che può produrre energia elettrica. Un conto è avere una tecnologia scalabile che puoi costruire in serie in tutto il mondo, in decine, centinaia, migliaia di esemplari. Stiamo parlando di cose molto diverse. Cioè, un conto è arrivare a produrre energia elettrica da fusione, e siamo lontani. Un conto è arrivare a produrre energia elettrica da fusione che sia competitiva con le altre fonti. Siamo lontanissimi. Sarà una cosa da seconda metà del secolo. Perché dico che voglio farmi denunciare De Scalzi? Perché De Scalzi, e in generale, continua a dire che loro stanno finanziando un progetto di ricerca sulla fusione che l'anno prossimo costruirà un reattore e nel 2030 sarà commerciale. L'anno prossimo non costruiranno un reattore e nel 2030 non saranno commerciali. Io l'unica incertezza che ho è se De Scalzi conti balle o se gli vengano raccontate balle e lui ci creda. Quindi non so se sia in buona fede o meno. Il progetto di ricerca su cui investe Eni si chiama Commonwealth Fusion System, è un progetto di ricerca dell'MIT, sul quale è uscito un paper l'anno scorso in cui hanno testato questi magneti superconduttivi, a temperatura più alta, cioè invece dei soliti magneti superconduttivi come quelli di ITER che lavorano a 7 Kelvin, 7 gradi sopra lo zero assoluto, qua invece si cerca di lavorare a 70 Kelvin, che sembra, come dire, sei sempre 200 gradi sotto zero, però li puoi raffreddare con l'azoto liquido invece che con l'elio liquido, costa molto di meno, è più facile. Quindi l'idea è promettente, puoi anche costruire una macchina più piccola invece di ITER, che è un mostro gigante, quindi insomma sì, molto promettente. Ecco.
hanno testato questi magneti, ne hanno rotti due su due che ne hanno testati. Quindi finora la startup finanziata da Eni, che l'anno prossimo dovrebbe avere un reattore pronto, ha rotto il 100% dei magneti che ha testato. E se l'anno prossimo avesse un reattore pronto, da lì arrivare alla fusione, molta calma, perché sì, un conto è avere un reattore con cui puoi fare un esperimento di fusione, un conto è avere un reattore che deve funzionare e quindi, come dire, puoi comprare il trizio da qualcuno e farlo farci l'esperimento. Un conto è avere un reattore che deve produrre energia e trizio, perché il trizio, nonostante quello che... Scusate, infierisco, parlo sulla croce rossa. Nonostante quello che ha scritto Repubblica la settimana scorsa, che ha scritto che il trizio e il deuterio sono abbondanti e distribuiti ugualmente tra tutti i paesi. Ecco, anche il deuterio si usa in Star Trek. Il deuterio si usa, ma il deuterio si trova effettivamente nell'acqua, perché una molecola per milione di acqua è acqua pesante, si può separare. Invece il trizio, nonostante quello che ha scritto Repubblica, non esiste in natura. Il trizio va prodotto, non è semplice da produrre, si può fare... si produce nei reattori nucleari ad acqua pesante per irraggiamento del deuterio e si produce con la fissione del litio. Ecco, il trizio, tra l'altro, poi scrivono, il combustibile per la fusione costerebbe pochissimo. Il trizio è la terza sostanza più costosa in natura. Più costosi del trizio c'è solo il californio e l'antimateria. Non sto scherzando, il trizio costa 15 milioni al grammo. Ok, 15 milioni al grammo. Però per fortuna c'è l'idea di produrre il trizio dalla fissione del litio. E siccome nella camera a fusione si generano neutroni, si può fare un ciclo chiuso, cioè io genero i neutroni, con i neutroni rompo il litio, dal litio rotto faccio il trizio, che metto col deuterio, mi genera altri neutroni, e finché ho litio disponibile, quello per fortuna è abbondante, riesco a farlo. Sì, ma questa roba va testata. Attualmente, sapete quanti breeder di trizio ci sono nel mondo? Testati? Assolutamente zero. Sapete qual è la prima macchina che dovrebbe testarli? ITER, che entrerà in funzione nel 39, hanno appena annunciato 4 anni di ritardo sulla tabella di marcia. Quindi io voglio capire come farà Eni ad avere un reattore nel 2030 con una tecnologia che sarà testata per la prima volta 9 anni dopo. Nucleare di quarta generazione è tutta un'altra musica, perché parliamo di tecnologie a fissione. Ora, il nucleare di quarta generazione invece esiste. Ci sono già dei reattori funzionanti collegati alla rete, ci sono dei modelli commerciali. Il problema del nucleare di quarta generazione è che non fa quello che il nostro ministro dell'ambiente crede che faccia. Cioè, il nostro ministro dell'ambiente è convinto che il nucleare di quarta generazione sia più piccolo e che si sostituisca, faccia quello che fa il nucleare di terza generazione, ma meglio. Ecco, non è così. Il nucleare di quarta generazione fa cose diverse, fa cose in più in un certo senso, ma si integra alla generazione corrente, non la sostituisce. Cioè, questo non lo sapevo. Il nucleare di quarta generazione sono 6 diverse filiere di ricerca, delle quali al momento 2 sono un po' lasciate lì, mentre 4 sono perseguite attivamente. Anche in Italia, adesso ci arriviamo. Allora, la prima filiera è quella dei reattori eliografiti ad alta temperatura. Questi reattori non producono energia elettrica, producono calore ad alta temperatura e avranno un loro ruolo nel decarbonizzare le industrie hard-to-abate, quindi le industrie che non hanno bisogno di elettricità, ma proprio di calore, ceramifici, cartiere, cementifici, no? Quindi questi reattori qua non producono elettricità. Poi ci sono i reattori a metallo liquido. I reattori a metallo liquido hanno l'interessante proprietà di poter riciclare parte delle scorie nucleari prodotte dai reattori attuali. Quindi danno la possibilità di chiudere il ciclo combustibile, ma per avere un ciclo combustibile chiuso ti servono entrambi, perché tu hai il rifiuto del reattore attuale che va dentro il reattore veloce, quello che esce dal reattore veloce è buono per essere messo in un reattore lento, in un reattore termico. Quindi per avere un ciclo chiuso devi averli entrambi. Che è il motivo per cui la startup italiana che punta a costruire reattori di questo genere, Nucleo, parliamo, ci sono due filiere di quarta generazione a metallo liquido, sodio e piombo, Nucleo punta alla seconda, e dov'è che hai contratti Nucleo? In Francia e in Inghilterra, dove non è che manchino i reattori ad acqua tradizionali, è proprio perché vai a chiudere il ciclo combustibile integrandoti con quelli, altrimenti se si potesse fare solo un reattore a metallo liquido, non si può. Perché il reattore a metallo liquido funziona con il MOX è letteralmente il rifiuto del reattore LVR, light water, l'acqua leggera.
Quindi non si sostituiscono, si affiancano. E poi ci sono i reattori a sali fusi che possono avere molti usi, il più probabile e promettente è quello della propulsione navale. Quindi di nuovo andiamo in un settore ancora diverso. E l'altra cosa che il ministro non ha capito è che i reattori di quarta generazione non sono più piccoli, possono esserlo e possono non esserlo. La generazione è una cosa, la taglia è un'altra. Io oggi ho reattori di terza generazione di grossa taglia, ma in questi anni si è fatta una miniaturizzazione e quindi si guarda gli SMR, che sono reattori anche di terza generazione di piccola taglia. Piccola taglia 300 MW ci alimenti Firenze, no? Lasciamo stare. Chiamiamola piccola perché comunque rispetto a un giga e mezzo è piccola, ma insomma non è una roba che metti in casa. Ci sono quindi reattori di terza generazione di taglia grande e di taglia piccola, e ci sono reattori di quarta generazione di taglia grande e di taglia piccola. La quarta generazione non è la taglia piccola. Io questo sto cercando di spiegarlo al ministro, ho spiegato anche alla vice ministra, e niente, continuano a fare dichiarazioni alla stampa che sembra che non abbiano capito questo concetto. Ci sono modelli di quarta generazione di taglia media e piccola, Nucleo 200 MW, Terra Power 375, e ci sono modelli di quarta generazione di taglia grande, il Dual Fluid 1500, che è sempre tecnologia al piombo come Nucleo, ma di taglia molto più grossa, o il BN 1200, che è l'evoluzione del BN 800, in questo caso parliamo di reattore metallo liquido sodio, filiera russa, 1200 e taglia grande, è la dimensione di un reattore oggi convenzionale. E viceversa, i reattori di terza generazione, c'è la taglia grande, l'EPR e l'APR, e c'è la taglia piccola del BWRX 300 e altri modelli. Quindi, ripeto, il ministro non ha chiara questa cosa. Se si vuole fare seriamente il nucleare, bisogna investire sulla tecnologia a fissione, perché la fusione è un ambito di ricerca e non una tecnologia disponibile, e bisogna farlo su tutte le tecnologie. Soprattutto oggi andiamo verso una situazione in cui vincerà chi avrà un ecosistema di tecnologie nucleari che lavorano in sinergia tra di loro. Come facciamo con i combustibili fossili? Con i combustibili fossili, quando abbiamo iniziato a usare il gas, non è che abbiamo dismesso il petrolio. Abbiamo usato il petrolio dove era più efficace usarlo, cioè per la propulsione. E abbiamo usato il gas dove era più facile e più comodo usarlo, cioè per la generazione di elettricità. E del petrolio abbiamo sviluppato N derivati diversi, no? C'è la benzina, c'è il diesel, c'è il cherosene, la nafta, la miscela. Perché? Perché ogni tipo di mezzo di trasporto vuole un derivato, c'è un derivato un po' meglio dell'altro per la propulsione. Allora, la stessa cosa vale per i reattori nucleari. Ogni reattore ha il suo impiego e vanno usati tutti. Perché? C'è spazio per tutti, perché la tecnologia è sicura e conveniente del futuro e serve. E non inquinante. E non inquinante, ovviamente. E allora, questo incontro, infatti, in questo incontro se ne tirano fuori. In Italia c'è un grosso problema sul discorso del il portafoglio, che è una cosa da fare. No. Sì. Sul discorso delle storie, però a questo punto io direi che facciamo quattro domande dal pubblico. Abbiamo qua il microfono, se diciamo, chi lo vuole. Tanto la signora l'ha già fatto. Io ho già fatto. Vabbè, la domanda ecco le scorie, perché sono sicuro che è la prossima domanda. La domanda sulle scorie la davo per scontata, quindi non sono arrivato impreparato. Allora, prima di tutto capire una cosa. Se noi non ricicliamo niente, ok? Quindi se noi non usiamo i reattori di quarta generazione e non facciamo neanche il ciclo twice through che fanno in Francia con il riprocessamento, diciamo recupero della parte utile di plutonio dalle scorie. Le scorie che si producono in una famiglia di tre persone per un anno di energia prodotta sono questa quantità qua. Quella lì è un anno di consumi di una famiglia di tre persone. Paragoniamolo a quanta benzina usate nell'automobile. Quanti litri di benzina usate nell'automobile in un anno. Ok? Cioè, le scorie sono un quantitativo ridicolo di materiale solido, ceramico, che non va in atmosfera, non si infiltra nel sottosuolo, sta dove lo metti. Ok? Quindi, dal punto di vista proprio della gestione, sono un rifiuto che si gestisce tranquillamente, che tutti i paesi che hanno il nucleare hanno sempre gestito tranquillamente, tanto che nella storia del nucleare civile non ci sono mai stati casi di mala gestione di scorie nucleari.
è successo con il nucleare medica, è successo con il nucleare militare, mai con il nucleare civile. Perché questa è una caratteristica della densità energetica dell'uranio, c'è talmente tanta energia in poca materia che tanto ti serve poca materia prima. I rifiuti che crei sono necessariamente pochi e ovviamente quello è un facsimile di un pellet, per capirci, di quelli proprio di ossido di uranio che si infilano nei reattori. Quindi si genera tanta energia, serve poca materia prima, si creano pochi rifiuti e evidentemente se sono pochi non è difficile tracciarli, non è che dici perdi il conto, hai 5 grammi per persona per anno. Come la maggior parte dei rifiuti tossici, però tendenzialmente le persone non se ne preoccupano. Stranamente, se dici che una scoria nucleare ha una radioattività che dura 100.000 anni, si terrorizzano tutti. Quando invece si tratta di arsenico e mercurio che durano in eterno, abbiamo deciso che quelli vanno bene. Cosa pensa che facciamo, signora, dei rifiuti a base di arsenico e mercurio? Io dico io, li mettiamo sottoterra, in posti sicuri dove non contaminino le acque, dove non... Peraltro, anche la storia dei 100.000 anni è parzialmente falsa, purtroppo. Nel senso che si considera quella tempistica, che sono in realtà 300.000 anni, 240.000 anni, perché 240.000 anni è il tempo che ci mette quel cosino, una volta uscito dal reattore, ad essere meno radioattivo di una roccia contenente uranio presente in natura. Ma non è quello lo standard di pericolosità, cioè cessa di essere pericoloso molto prima. Cioè dopo un secolo dall'uscita dal reattore è già meno pericoloso dell'arsenico, dopo 3 secoli è meno pericoloso del mercurio. E poi, siccome la radioattività ha un andamento esponenziale, cioè decade molto rapidamente poi si appiattisce, prima che diventi meno radioattivo del fondo naturale, una roccia naturale contenente uranio, allora sì, passano 240.000 anni, ma dopo 300 anni puoi maneggiarlo e finché non lo ingerisci non hai problemi. Per cui dopo i 300 anni l'unica cosa a cui devi far stare attento è di non metterlo dentro una falda acquifera da cui poi peschi con l'acquedotto. Adesso voglio dire, si può fare, non è così impegnativo. Poi se proprio lo vuole comunque si può riciclare. Ecco, il riciclaggio con i reattori di quarta generazione riduce la durata perché consuma gli attini di minore che sono gli elementi a vita più lunga e quindi in quel caso si va sui 300 anni di durata totale. Tastino rosso sotto. Brava, brava. Ma io avrei una domanda. Prova di nuovo? No, un attimo. Ci proviamo. Oh, sì. Brava. È urlo. Da quello che ho capito il problema non è economico-ingegneristico, ma politico e di supporto della popolazione alla questione. Per incentivare la cosa, secondo te potrebbe essere più utile una buona informazione specificatamente sul nucleare o... Da quello che ho capito il problema non è ingegneristico economico ma politico e di supporto della popolazione. Per risolvere la cosa sarebbe più utile puntare a una buona informazione specificatamente sul nucleare o prima puntare a una buona informazione in senso lato su questioni tecniche e scientifiche e quindi come ricaduta, ok, la gente è più consapevole di questioni scientifiche, quindi anche del nucleare. Entrambe, vanno fatte entrambe. Tanto perché va fatto sul nucleare, perché il nucleare dovremmo idealmente cercare di implementarlo il prima possibile per raggiungere i nostri obiettivi climatici entro il 2050. Ma l'informazione scientifica è un qualcosa di cui in Italia abbiamo un disperato bisogno su tutto il resto, per cui noi in Italia siamo l'unico paese dove esistono dei giudici che mettono sentenza a favore delle persone radiosensibili. Non esiste la radiosensibilità, è scientificamente dimostrato che è si chiama un effetto nocebo, cioè le persone sentono di sentirsi male quando sono vicino a un'antenna, magari non sanno neanche, se tu spegni l'antenna e non glielo dici loro continuano a sentirsi male, quindi chiaramente, ed è dimostrata sta cosa, e però noi abbiamo in Italia i no 5G che dicono di essere radiosensibili, non esiste la radiosensibilità, non esiste l'elettrosmog, non esiste. E non sto neanche a parlare dei Novax perché, come dire... No, andiamo a sconfinare. Spariamo sulla Croce Rossa. Ci vogliono altre 3 ore per la radiosensibilità. No, esatto, cioè il punto è: noi abbiamo un grosso problema di carenza di cultura scientifica in Italia che a prescindere va risolto e che non riguarda solo l'ambito del nucleare. Prego. Beh, tu vieni da Brescia comunque. Sì. Un applauso al signore che viene da Brescia per la mia domanda.
sono protagonista, è tutt'altro. Ah, dottor Romano, buonasera innanzitutto. Volevo chiederle se dopo la sua brillante audizione al Senato della Repubblica c'erano forse stati dei risvolti positivi. Non lo so, nel senso, vabbè, l'audizione era alla Camera, non al Senato. Ho fatto un'audizione, una conferenza stampa in Senato l'anno prima. Non lo so perché l'indagine conoscitiva di cui il mio intervento faceva parte è terminata il 15 giugno e a partire da quella devono produrre un documento, una roadmap di qualche genere, non l'hanno ancora prodotta, quindi non so se il mio intervento è stato efficace. Speriamo di sì. Lo spero, ovviamente. Grazie. Volevo sapere, le scorie nucleari italiane come stanno? Stanno bene, sono state riprocessate a Sellafield e in parte alla Hull, quindi Inghilterra e Francia. L'anno prossimo tornano in Italia, dopo questa gitarella all'estero, e dobbiamo trovare un posto dove metterle per due motivi. Il primo è che sarebbe il caso di trovare un posto dove metterle a prescindere, anche perché oltre a quelle bisogna mettere da qualche parte tutti i rifiuti radioattivi che produciamo dalla medicina, dall'industria e dalla ricerca. Il secondo motivo è perché le multe che già paghiamo all'Unione Europea, perché siamo in procedura di infrazione, perché siamo l'unico paese europeo a non avere un deposito di rifiuti radioattivi, ce l'hanno anche i paesi che non hanno mai avuto le centrali nucleari, come l'Austria e la Norvegia, hanno il deposito di rifiuti radioattivi, noi no. Quindi le multe che già paghiamo all'Unione Europea per questa assenza, nel momento in cui c'è materiale di alto livello sul nostro territorio, fanno per 10. Quindi dall'anno prossimo noi, oltre a non avere, diciamo, un posto dove mettere i rifiuti radioattivi, pagheremo anche delle multe sostanziose e avremo dei rifiuti radioattivi molto più pericolosi sul nostro territorio, che continueremo a tenere lì, rimandando al governo successivo l'eventualità di costruire questo benedetto deposito. Perché c'è stato anche un atteggiamento NIMBY forte su questa cosa qua, cioè mi pare che si stava per risolvere. Ma erano le tue parti che lo dovevano mettere? Sì, sì, si era offerto volontario al comune, di Trino Vercellese, che ha ospitato per anni una centrale nucleare, sono abituati quindi in qualche modo, e quindi si erano offerti volontari e poi gli hanno fatto ritirare la candidatura. Perché? Perché avevano paura di perdere voti per le regionali piemontesi. E questi sono dei motivi, perché poi quando io parlo, ovviamente quando si parla di nucleare, dal punto di vista politico la sinistra è sicuramente più colpevole della disinformazione e qualcuno mi dice che io dovrei smetterla di criticare il governo, che io dico che sul nucleare non è serio, ok? Che sta facendo propaganda, sta facendo supercazzole, non lo vogliono veramente fare. E la gente dice, ma no, tu, la sinistra è cattiva, ma la destra invece, loro lo vogliono il nucleare, dovresti cercare consensi a destra. Ecco, questa vicenda era proprio la dimostrazione che la destra non è seria su questo tema, perché per 3.000 voti hanno puntato la possibilità di avere un posto dove costruire il deposito e adesso la vicenda è ancora in sospeso, il ministro non se ne sta occupando. Quindi questo per me dimostra proprio la totale mancanza di serietà. Quando hai una struttura che deve durare 300 anni e contenere i rifiuti radioattivi di tutti gli ospedali italiani e la mandi a puttane per 3.000 voti di NIMBY e dell'arcidiocesi. Io volevo chiedere se un'opinione. L'Europa si espone imponendo, per esempio, lo stop alle auto elettriche, l'auto a combustibile, e ci impone di costruire il deposito delle scorie. Secondo lei non dovrebbe anche imporre ogni paese, secondo questi esperti, e i vari mix energetici che un paese dovrebbe avere? Quindi se l'Italia dovrebbe fare un tot di nucleare, l'Europa dovrebbe imporre in qualche modo questa cosa? No, non può farlo, anche perché ogni paese ha le sue risorse e quindi non c'è un mix che vada bene per tutti. Non è che l'Unione Europea può mettersi a studiare il mix ottimale di ogni paese, anche perché poi ogni paese ha la sua strategia industriale. È chiaro che se vuoi sviluppare di più l'industria pesante ti servirà più energia, quindi ti serviranno più centrali di un certo tipo. Se invece vuoi fare come l'Italia, che punta a diventare una specie di gigantesco ristorante, magari allora l'energia te ne serve di meno. E quindi l'Unione Europea non può fare imposizioni di questo genere.
Quindi è giusto il mix, perché bisogna puntare, giustamente come lei ha detto, sulle energie che servono al momento in cui servono, con uno zoccolo. È giusto calcolare 20-20 e 40 di zoccolo? Quali sono le percentuali? 20, cioè investire nell'energia pulita, chiamiamola pulita? Dipende dal paese, ovviamente. Ma qui da noi intendiamo. Qui in Italia dipende da come. Oggi noi facciamo più o meno il 20% dell'energia, 18% della nostra energia con l'idroelettrico. Sì. Questo numero non può aumentare, perché i fiumi che si potevano sfruttare li abbiamo già sfruttati tutti. Ora, se la domanda raddoppia, questo 18% diventa un 9%, perché le centrali restano sempre le stesse. Se la domanda invece resta la stessa, resta il 18%. Quindi la pianificazione dipende molto da come pianifichiamo che aumentino i carichi e quindi da come evolverà il mercato delle auto elettriche e anche le abitudini degli italiani riguardo alle auto elettriche. L'auto elettrica la gente la ricaricherà la sera a casa, il giorno in ufficio, in autogrill. Questo cambia il profilo di domanda elettrica. Se l'Italia continuerà a deindustrializzarsi, quindi con industrie che scappano, ArcelorMittal, Marelli, Stellantis, tutte che delocalizzano, e badate bene che il prezzo alto dell'energia è una causa primaria di delocalizzazione, chiaramente la domanda industriale andrà diminuendo e questo favorisce una maggiore penetrazione di energia rinnovabile, perché la domanda non industriale segue un pochino di più, no? Noi siamo più attivi di giorno, di notte andiamo a dormire, le macchine industriali devono andare fisse. Allo stesso modo dipende da come andranno i data center. Se l'Italia diventerà un posto dove si faranno tanti data center, la domanda a quel punto diventa più costante, mentre se se ne fanno pochi, di nuovo è più variabile tra giorno e notte. A seconda di come prevediamo che evolva la domanda, ci sono le fonti più adatte a coprire un certo profilo o un altro profilo. Più la domanda è piatta, più nucleare ci vuole. Se noi avessimo una domanda, se avessimo solo data center, potremmo usare solo nucleare, paradossalmente. Un paese che ha un profilo di generazione, non dico così, ma molto simile, è la Corea del Sud. La Corea del Sud, l'economia è completamente digitalizzata, quindi i data center vanno 24 ore al giorno, ci sono industrie pesanti che consumano molto, il consumo dei cittadini è relativamente basso rispetto al totale. Quindi loro hanno un profilo che varia di poco, è uno zoccolo molto spesso. Un paese che invece ha uno zoccolo, cioè come è l'Italia oggi o come si avvia ad essere l'Italia, ha uno zoccolo più basso, delle oscillazioni più ampie. Quindi in Italia 30-40% di nucleare, non di più, il resto rinnovabili. Sempre che non cambiamo trend, che è una cosa che io magari mi augurerei anche, che smettiamo di delocalizzare in Polonia, in Cina e facciamo noi le nostre industrie d'eccellenza, però... Al di là di questo, ma anche smettere magari di comprare l'energia elettrica dalla Francia. Sì, c'è anche questo discorso energetico. Quest'anno stiamo battendo ogni record di acquisto di energia elettrica dalla Francia. Ci sarà da ridere l'anno prossimo, perché finisce la tariffa francese regolata. Quindi esatto. A questo punto continueremo a comprare, ma ci saliranno ulteriormente le bollette. C'è un'altra domanda? Avevo visto sui social in queste ultime settimane che avevate accennato un attimo al caso della Norvegia, che non ha nucleare ma lo stava valutando. Potrebbe spiegare un attimo, fare un accenno su questa cosa che non l'ho ben capita? Sì, è molto semplice in realtà. La Norvegia oggi è un paese che va al 100% energia rinnovabile grazie al fatto che sono pochi e hanno tantissimo idroelettrico. L'idroelettrico è la fonte rinnovabile che è disponibile 24 ore al giorno, a differenza del solare e dell'eolico. Qual è il problema? Che l'idroelettrico norvegese è molto richiesto dai tedeschi, perché quando i tedeschi hanno eccesso di produzione rinnovabile chiedono ai norvegesi di accumularla e poi, quando i tedeschi hanno carenza di energia rinnovabile, la ricomprano indietro dai norvegesi, utilizzano le centrali idroelettriche norvegesi come bacini di accumulo. Bene, questo, come dire, aiuta i tedeschi a avere ad emissioni più basse, ma non aiuta i norvegesi ad avere bollette più basse. Perché? Perché quando i tedeschi hanno una domanda alta e comprano dalla Norvegia, si alza il prezzo di mercato, la legge della domanda e dell'offerta, sale la domanda, sale il prezzo. E quindi quella stessa offerta di energia idroelettrica norvegese
negli anni è passata dall'essere, come dire, dal soddisfare solo la domanda norvegese a soddisfare la domanda norvegese, danese e parte di quella tedesca. E quindi con la domanda che si alza così tanto, le bollette norvegesi sono aumentate tanto, ma proprio tanto, parliamo di 10 volte, prima erano molto basse, ma adesso sono molto alte. E quindi ci sono state anche delle proteste di carattere abbastanza nazionalista sul fatto che la Norvegia non dovrebbe costruire nuove connessioni elettriche con la Germania e con l'Inghilterra. Cioè, perché dobbiamo pagare noi di più perché loro non hanno un sistema energetico efficace. E il governo svedese, tra l'altro non norvegese ma svedese, l'ho appena detto, il governo svedese ha detto noi il nuovo cavo per connettere la nostra energia con quella tedesca non lo facciamo, perché ci fa salire i prezzi da noi. Sono affari loro. Allora, come si risolve questa questione? I norvegesi hanno detto, ma se noi ci facessimo delle centrali nucleari, a quel punto noi parte della nostra energia la prendiamo dal nucleare a prezzo fisso e liberiamo capacità idroelettrica per l'export. A quel punto, se l'energia di quei bacini idroelettrici costa tantissimo, non sono più affari nostri, sono affari dei tedeschi che la comprano, noi ci approvvigioniamo dal nucleare e in più, visto che comunque prendendo dal nucleare fai calare la domanda, anche il prezzo effettivamente sarà più basso. Quindi adesso se ne discute, ci sono già almeno 3 comuni norvegesi che hanno detto la vogliamo qua da noi, perché noi siamo nimby, ma in Nord Europa invece è il contrario. Stanno facendo degli studi di fattibilità. Per chi non lo sapesse, nimby vuol dire not made backyard, no? Cioè a noi va bene tutto, basta che lo facciate da un'altra parte. Ecco, quindi... Che poi in realtà noi non siamo nimby, noi siamo banana. Che è build absolutely nothing anywhere near anything. No, a prescindere. Ci ha parlato prima della sicurezza delle centrali anche in un caso fortuito come Zaporizhzhia, ma quanto sono sicure in un caso di atto volontario? Cioè se prendo una persona come lei che sa cosa colpire, quanto è sicura una centrale nucleare? È estremamente sicura, prima di tutto perché il core è protetto, cioè posso anche sapere dove colpire, ma se c'è un edificio di cemento armato con doppia parete, spesso 1,80 m l'una, o sto usando delle munizioni bunker buster veramente tipo sparate dai satelliti con le barre a tungsteno, oppure non, cioè, posso anche sapere dove sta il reattore dietro al muro, ma non lo penso. Penetrare è un'altra cosa. E penetrare quel muro, cioè, tra l'altro, perché nessuno lo fa? Cioè perché ci sono state guerre che hanno coinvolto paesi con centrali nucleari, ok? L'unico attacco deliberato è stato una struttura nucleare, l'hanno fatto gli israeliani contro un centro di arricchimento iraniano, non una centrale, per capirci. Perché non è che... Cioè, è proprio che è un dispendio di risorse enorme per violare queste misure di sicurezza, per penetrare queste misure di sicurezza, e cosa ottiene? Ottiene una dispersione di radiazioni di cui forse vedrai degli effetti sulla salute della popolazione tra 15 anni. Molto meglio tirare direttamente. Cioè, a quel punto, se tiravi la stessa bomba su un palazzo in centro, facevi molti più danni. Cioè, siamo arrivati ad un livello dove veramente non è conveniente bombardare una centrale nucleare, perché ti richiede un tale dispendio di risorse rispetto ai vantaggi strategici che puoi ottenere, che quella bomba è sempre meglio usarla da un'altra parte, anche se ti metti nei panni del cattivo. I vantaggi strategici dal punto di vista poi anche degli studi sono... A meno che non sia nucleare. No, anche se nucleare, cioè se hai una bomba nucleare, l'ultimo posto intelligente dove tirarla è una centrale nucleare. No, 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 è proprio una bomba nucleare tirata su un centro cittadino fa decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di morti. Tirata su una centrale nucleare che sono in luoghi isolati, nella migliore delle ipotesi fa qualche decina di morti e poi tra 15 anni forse nelle statistiche sanitarie vedrai un aumento del rischio di tumore. L'aspetto strategico nel colpire, come è stato fatto anche in Ucraina, la centrale nucleare, perché è l'effetto panico quello che si cerca. Cioè l'effetto, la paura, il terrore, chiaramente sono quelle che sono ricercate dal punto di vista strategico in caso di attacco. Si va a colpire, si minaccia di colpire una centrale nucleare soprattutto per avere un effetto psicologico di panico, di terrore, di fuga, di evacuazione e tutto quello che gli va detto. Ma infatti cioè, il vero pericolo da questo punto di vista è che uno lanci una bomba su una centrale nucleare che non fa nessun danno, ma a tempo che la notizia finisce sui giornali, abbiamo visto prima come trattano l'argomento, e tu hai panico di massa. Se tu fai esplodere una bomba sporca in centro a Milano,
la quantità di persone uccise dall'esplosione dipende da quanto esplosivo usi. La quantità di persone uccise dalle radiazioni potrebbe ammontare a uno o due persone nel corso di 20 anni di tempo. Avresti 1 milione di persone in fuga, supermercati assaltati, incidenti stradali, la borsa che brucia miliardi, cioè hai fatto un'apocalisse. Ma le radiazioni hanno fatto 2 morti, se va bene, se avrò usato un parecchio cesio o qualcosa del genere. Il danno psicologico, il danno creato dal panico potrebbe ammontare a decine, centinaia di miliardi. Ho una domanda. Se volessimo dotarci... Non va? Ci aspetta. Posso farlo? Ma aspetta che ho trovato il trucchetto, qua. Bravo. Eccoci. Se volessimo dotarci di nuovo del nucleare in Italia, 2 domande. Dobbiamo smantellare, o lo stiamo già facendo, le vecchie centrali? E quanti anni servirebbero per progettare, realizzare e mettere a servizio? Dipende. Grazie. Dipende con quanta serietà lo fai. Se lo fai con serietà, informando la popolazione, non permettendo ai nimbi, quei 4 nimbi che rimangono, perché poi non sono neanche tanti, fanno tanto casino, ma non sono così tanti, di bloccarti per anni, site in progettazione 4-5 anni, 7 anni di costruzione, fai 10 perché magari il primo reattore è normale che vada un po' lungo, fai 15 anni da oggi, potremmo avere kilowattora nucleare. Quindi di terza generazione, se non ho capito male. Sicuramente di terza, poi se si vuole aggiungere la quarta perché vogliamo il ciclo del combustibile chiuso, oppure perché vogliamo le navi da crociera a propulsione nucleare, oppure perché vogliamo decarbonizzare i ceramifici di Sassuolo, si può anche averci. Sicuramente la quarta da sola fa poco, la terza da sola può fare tanto, terza più quarta è l'optimum per me. Scusa, quel discorso del torio... No, scusa un attimo. Un po' collegato. Propulsione spaziale? In futuro sicuramente, prima ancora l'utilizzo spaziale nucleare saranno i reattori lunari, si sta già progettando per gli anni 50-60 di questo secolo, la propulsione probabilmente successiva perché questioni regolatorie, prima di attaccare un nucleare un razzo ci penseranno molto a lungo, no, cioè, si può fare ed è sicurissimo, ma la paura fa sì che queste cose siano molto sovraregolate e quindi impieghi più tempo. Allora, volevo solo chiederti, Bill Gates col torio, con le centrali, come ha fatto quel top? No, non, sono due cose diverse. Bill Gates finanzia un progetto che si chiama Terra Power, che sta costruendo un'azienda, che sta costruendo un reattore di quarta generazione che si chiama Natrium e che, come suggerisce il nome, è un reattore al sodio e è un reattore uranio-plutonio, nel senso che fa il ciclo chiuso, cioè essendo metallo liquido ricicla le scorie e quindi fa il ciclo uranio-plutonio. Il ciclo torio-uranio è un ciclo alternativo che si può potenzialmente fare, non riguarda Bill Gates. Hanno fatto, Ruby aveva fatto un progetto di reattore accelerator driven system con il torio, che però è una cosa che, cioè, molto poco pratica, cioè bella l'idea sì, ma perché devo perdere il 50% dell'efficienza per avere un acceleratore di particelle quando il tuo problema non è comunque spegnere il reattore? Il torio ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Il riprocessamento del torio oggi è molto costoso, mentre il riprocessamento del plutonio, abbiamo imparato a farlo dai militari, lo sappiamo fare a un costo molto più basso. Il torio è intrinsecamente non proliferante, questo è un vantaggio, è più abbondante dell'uranio, questo è in parte un vantaggio, ma l'uranio ce n'è davvero tanto, quindi è un vantaggio che si manifesterà molto in là nel tempo. Il processo di conversione da torio a uranio-233, che è il fissile che poi vai a usare realmente, passa dal protoattinio-233, che è un cliente abbastanza scomodo e molto radiotossico, quindi richiede, diciamo, sistemi operati robotici, operati in alta distanza. Sì, insomma, ha vantaggi e svantaggi, si userà sicuramente, ma secondo me prima degli anni 40 non prenderà particolarmente piede.
Io vi devo dire la verità. Chi è che vuole fare una domanda ancora? L'ultima? Possiamo fare l'ultima perché il buon Romano, il buon Luca è viaggiatore, l'ho preso sull'aeroporto, stamattina ha fatto due interventi. A livello internazionale. Dobbiamo però mangiare qualcosa. Davide e Pozzella, che sono città galleggianti, come la mettiamo? Con le navi, con le belle navi da crociera. Allora, facciamo una dovuta premessa. Le navi da crociera, una nave da crociera emette tantissimo, ma le navi da crociera non sono così tante nel mondo. Il problema sono le cargo, che sono grandi come navi da crociera, ma ce ne sono migliaia nel mondo. La tecnologia per decarbonizzare la propulsione navale l'hanno inventata 70 anni fa, si chiamano reattori nucleari navali, li usano da decenni nelle portaerei nei sommergibili. Il tasso di incidenti nell'intera flotta nucleare americana è 0 incidenti su 77 vascelli in 70 anni. 0 incidenti. Un reattore nucleare navale, tra l'altro quelli delle portaerei sono anche molto potenti, per una cargo basta molto meno, perché una portaerei è un equipaggio di 4.000 persone, una cargo di 70. E una portaerei oltretutto deve poter restare in mare magari per anni, okay? Mentre una nave da crociera attracca. Quindi si può decarbonizzare tranquillamente il trasporto navale con i reattori nucleari, si potrebbe, la tecnologia c'è, perché non si fa? Perché ci sono delle nazioni che hanno talmente tanta paura del nucleare che vietano ai vascelli a propulsione nucleare di attraccare nei loro porti. E quindi se io sono un armatore e devo costruire una nave, voglio una nave che possa attraccare in tutti i porti del mondo, perché se io sono un'azienda che fa shipping e compro una nave, voglio poterla usare su tutte le rotte. Per cui oggi la propulsione nucleare navale civile non ha preso piede, anche perché tra questi paesi che hanno questo ban in vigore c'è l'Australia, che è un'isola gigante che importa quasi tutti i suoi beni. Quindi se un paese come l'Australia non fa attraccare le navi nucleari, nessuna azienda mercantile si comprerà mai una nave nucleare e quindi nessun armatore costruirà mai una nave nucleare. E la stessa cosa vale per le navi da crociera. Io non vado in crociera perché, esattamente per quel motivo, su una nave nucleare salirei subito, su una nave che deve bruciare più o meno un litro di nafta al metro, ok? Un litro di nafta non è tanto, ok? Sono queste due bottigliette. Però con un litro di nafta una nave da crociera percorre un metro. Bene, questi sono i consumi della nave da crociera. Con un chilogrammo di uranio una nave a propulsione nucleare fa il giro del Pacifico. Ok? Densità energetica meters. Ok? 3 milioni di volte la differenza di densità energetica vuol dire che dove fai un metro, l'altra parte con la stessa quantità di materia fai 3.000 chilometri. Cioè metà del giro del Pacifico. Signori, io... Grazie.